Eccolo qui. Ciao Nicola. Che Ciao Giorgio, un piacere. piacere. Ciao e ciao a tutti. Amici a casa, si dice amici a Sì. casa su Twitch? Fa molto boomer, fa molto boomer. Fa molto boomer, ma io mi colloco abbastanza rapidamente in quel bracket. Tu sei leggermente più grande di me, se ricordo. Sì, ma sono sempre un po' vissuto nel passato, Giorgio. Ah, ok, perfetto. Nicola, allora. Per prima cosa ti chiedo di presentarti, introduciti, Sì. versione breve, lunga, fai tu. So che se ti volessi introdurre per bene ci vorrebbero qualche ora, ma come ti presenti quando ti chiedono ciao, chi sei, cosa fai? Nicola. Quando mi Ok. chiedono cosa faccio, vado un pochino più nel dettaglio. E intanto, Giorgio, ovviamente ascoltavo un secondo prima di entrare. Grazie per avermi fatto sentire molto più importante di quello che sono. Molto più senior di quello che sono in Google. Comunque, cosa faccio in Google? Partiamo da quello. Penso sia l'80% della ragione per cui sono qui adesso, oltre al fatto di essere tuo amico. Sono in un'area che si chiama Partnerships, che è parte di un'area ancora più grande che si chiama Global Business Organization. In pratica è la parte commerciale CBO, di Google, GBO, Sales. esatto, GBO. E pa in Partnerships facciamo partnerships, creiamo partnerships, non per quanto mi riguarda per qualsiasi cosa, ma specificamente per i nostri prodotti nel settore travel, nel settore dei viaggi. Potrei Ok. dilungarmi all'infinito, ma magari mettiamo il primo punto. Partnership, che significa? Vai a cercare dei clienti business essenzialmente. Guarda, mi piace usare una metafora, se vuoi, automobilistica. Anche questo è un po' boomer, perché adesso non funziona più così con le nuove automobili, ma immagina che Google sia una collezione di vari prodotti, no? Questi prodotti tutti insieme fanno un'automobile, giusto? Senza prendere Google nel suo complesso, prendiamo il settore dei viaggi e le Ok. soluzioni, le feature, i prodotti che abbiamo nel settore dei viaggi, che sono i vari Google Flights, Hotel Search, tante cose che sono sicuro che le persone che ci ascoltano stanno usando, a Sai volte che in senza realtà nemmeno molti hanno saperlo. detto, neanche sapevo che Google aveva una parte travel. Vuoi fare Sì, un po' di pubblicità ai esatto. vostri prodotti? La ragione è molto semplice. Come altre cose che vivono all'interno di Search o all'interno di altri prodotti come Maps, il livello di integrazione con l'esperienza è talmente stretto che uno non si rende conto che sta usando un'altra cosa. E questo è by design, in un certo senso, no? L'esperienza deve essere completamente fluida. Possiamo portare degli esempi, ovviamente. Non mi voglio dilungare, diventerebbe forse un po' noioso, però No, quelli vedo che che ci stanno c'è chi dice che lo ascoltando. usa Flight spesso, fa comodo per tracciare i Esatto. prezzi. Esatto. Io ammetto che anche quando ero Se in Google non lo usavo un granché. Chiedo venia. immagino qualcuno di voi sarà in app, qualcun altro sarà su un browser. Se aprite un'altra tab e scrivete voli da, che ne so, Roma a Zurigo, o scrivete hotel a Kuala Lumpur, o cosa posso fare a Firenze, Sono dei caroselli. Cosa. se escono delle cose che sono chiaramente più profonde, più verticalizzate. Magari ci sono dei prezzi, ci sono dei link, ci sono nomi di compagnie aeree, ci sono appunto prezzi dei voli, ci sono orari. Tutte queste cose, tutta questa informazione ricca e strutturata, è in qualche modo la benzina di questa macchina, giusto? Senza la quale la macchina non andrebbe. Il lavoro del mio team è quello di lavorare con centinaia, migliaia di partner nel mondo, nell'industria dei viaggi, diciamo, in senso lato, per far sì che Google abbia a disposizione questa benzina, no? Con cui poi queste feature possono operare. Nel caso dei voli, dell'esempio dei voli che abbiamo appena fatto, è per esempio il prezzo di quel Roma-Milano con Swiss, con ITA, trasporto aereo, il fatto che quel volo ha un certo codice AZ123 e parte alle 9 del mattino. Quel tipo di informazione viene introdotta nei nostri prodotti con dei feed e altri meccanismi tecnici che ovviamente dipendono
so che ti dico, Giorgio, cose che tu sai benissimo, probabilmente molte persone sanno benissimo. Anche in shopping c'è, sì, c'è i merchant. Okay, sì. Esatto. Dipende dal tipo di dato, la strategia che si mette in piedi, però fondamentalmente c'è una licenza, no, di uso di quell'informazione che deve essere formalizzata in modo che è chiaro che da dove Google la prende, a che condizioni, è chiaro al partner come viene utilizzata, eccetera. Il mio lavoro è quello di portare a casa tutta questa benzina. Ecco. A volte sono relazioni molto standard, che sono mai scalate. Cioè, centinaia, far entrare dentro nuovi partner, è sempre acquisizione di nuovi partner? O far migliorare i dati attuali? Assolutamente, sono esattamente, possono essere, ci sono tre scenari. Per un prodotto che abbiamo già lanciato potrebbe essere un nuovo partner. Esempio molto vicino, penso a molti in questa diretta, perché di lingua italiana, quando è stata creata in Italia una nuova compagnia aerea recentemente di nome ITA Airways, Italia Trasporto Aereo, che poi ha acquisito i diritti di utilizzo del brand all'Italia, ma in realtà è un'azienda completamente diversa, quell'azienda con il suo operativo voleva, e noi volevamo ovviamente per i nostri utenti, che quei prodotti fossero disponibili sullo scaffale, no? Chiamato Google Flights. E quindi abbiamo messo in piedi quella relazione. Un altro scenario è che c'è una... sto chiaramente semplificando, no? Per lo scopo di questa conversazione, magari c'è un upgrade di un prodotto per cui offriamo nuove informazioni, una nuova dimensione al prodotto di viaggio, e dobbiamo andare dal partner e chiedere di poter acquisire magari un po' di dati in più. Un terzo scenario è quello del lancio di un prodotto completamente nuovo. Un esempio è un prodotto che si chiama Things to Do, che in italiano sarebbe cose da fare. Praticamente tour, attività di viaggio, attività, destinazione, cose così, che non c'era prima, o meglio, potevi andare in Google e cercare Torre Eiffel, Parigi, però avevi tipicamente quell'esperienza standard, dei link blu, eccetera, e adesso vogliamo offrire qualcosa di un po' più utile, un po' più strutturato, eccetera, e questo comporta che creiamo delle relazioni nuove. Allora, non so se vale la pena ripetere, ho perso circa 3 minuti. Vabbè, Nicola stava spiegando più o meno le funzioni del suo ruolo. Non ripetiamo tutto quanto, se no impazziamo, ok? In una linea ci sono dei prodotti travel in Google che probabilmente la maggior parte di voi stanno usando senza saperlo. Per averne uno snapshot, aprite una tab, cercate voli da Roma a Zurigo, e se vedete nomi di compagnie aeree, prezzi, quella informazione che il mio team procura dai nostri partner con dei contratti appositi, in modo che possiamo tecnicamente mettere in essere un tubo piccolo o grosso, fatto in maniera diversa a seconda del tipo di dato, per far sì che questa informazione in tempo reale vada dal partner a Google, in modo che voi come utenti la possiate trovare e sia corrente in qualsiasi momento. Corrente nel senso sia accurata e aggiornata in qualsiasi momento. Ok, perfetto. C'è chi chiede, non capisco bene il meccanismo di Google Flight, i voli consigliati quando cerchiamo, quindi sono per forza sponsorizzati dalle compagnie? No, non credo, ma cioè sia organico. No, non lo è. Allora, la regola è molto semplice. Se in Google a fianco a qualsiasi informazione c'è una piccola etichetta che dice ad, in italiano non so nemmeno cosa dice esattamente, ad nel senso di advertisement, di pubblicità, bella domanda, no? Vivo in Italia da troppi anni, non ricordo cosa scriviamo in Italia. Comunque, se è indicato esplicitamente che si tratta di un contenuto, di un annuncio, esatto, perfetto Giorgio, annuncio. Se dice annuncio vuol dire che c'è un meccanismo di asta, auction in inglese, per cui ha elementi a considerazione di tipo di qualità, ovviamente, qualità dell'informazione, rilevanza dell'informazione, eccetera, che non sono negoziabili, si aggiunge un elemento di bid, cioè una... Di... Sì, c'è un cost, c'è un CPC, c'è un cost per click tipicamente,
Se invece questa etichetta non c'è, l'informazione presentata si dice è completamente organica. Okay, organico significa che non ha, il risultato non è, non è, o il ranking, il, l'ordine con cui vengono mostrate le cose, non è influenzabile da alcuno dei partner con leve economiche. Sì. Ok, wow, ma come, come la dici bene, Madonna Nicola, mi, mi sorprende. Molti anni di duro training, Giorgio. Allora, chiedono, e uso questa domanda per agganciarmi alla, a parlare del tuo passato, chiedono, ma Nicola non è un software engineer, vero? Ora... no, non sono un software engineer, non sono nemmeno un engineer. Sì, forse viene bene parlare del mio passato a questo punto, del mio losco passato. Allora, come ho annunciato, forse, forse avevo anticipato, Nicola, Nicola ha un percorso molto interessante, molto ricco di colpi di scena e molto affascinante. Quindi, prego. Da dove partiamo? Partiamo dai viaggi. Vi racconto cosa vi posso raccontare. Che vengo dal, come probabilmente... si capisce dal mio accento, nonostante i molti anni fuori dall'Italia, vengo dal Veneto, da un paesino che si chiama, paesino, città per gli standard italiani, che si chiama Castelfranco Veneto, più o meno quasi perfettamente il centro geografico del Veneto, tra Treviso, Padova, Venezia, Bassano, Vicenza, yeah? Quindi molto Veneto. Okay. E lì sono cresciuto, con modelli culturali molto forti, da Giorgione di Castelfranco, no? Enigmatico pittore rinascimentale, e l'altrettanto enigmatica Donatella Rettori, un po' più pop però. Ok. I primi anni, i primi 20 anni, grosso modo, sono stati abbastanza lineari, sempre studente modello, devo dire, ex allievo salesiano, liceo scientifico, eccetera, eccetera. Poi, alla fine del liceo, si presenta ovviamente la, la questione di scegliere cosa fare, e la scelta non, è, non era nemmeno in discussione. Per una persona che andava molto bene a scuola, con un certo contatto con la realtà, un, certo, un po' di senso pratico, che forse ho sempre avuto, la scelta era ingegneria. Ok, prego. Posso interrompere perché sono troppo curioso, alcune parti non le conosco neanche io. Andavi bene a scuola, eri più da materie scientifiche o da materie umanistiche o entrambi? O... Vorrei quasi dire che l'unica materia in cui... No, adesso non voglio tirare troppo, però ho sempre avuto medie altissime in tutte le materie, tranne ginnastica. E qualche perplessità anche sull'ora di religione, perché per chi comincia a fare filosofia a 15-16 anni, insomma, appena hai qualche strumento di pensiero, diventi uno studente piuttosto tosto per un insegnante di religione, no? Il challenge è sempre dietro l'angolo. Però sembra con grande rispetto. Invece ginnastica no, sempre poco rispetto. Ok, beh, hai recuperato proprio in ginnastica andando avanti, dai. No, sei molto più... mai recupera. Non so cosa sei. Non so che standard hai in mente, Giorgio, però no, non ho mai recuperato. Se guardi i miei standard, diciamo che vai verso i 50 con una fisicità invidiabilissima. Sì, sì, specialmente da qua in su. Quella è fuori dal tuo controllo, per cui, insomma... Completamente fuori dal mio controllo, sì, è vero. Ho moltissimi veneti nella chat, anche nelle amicizie che conosco. Diciamo, il Veneto ha un po' colonizzato Zurigo, e tra l'altro Castelfranco Veneto ha un po' colonizzato Zurigo. Sì? Sì, ce ne sono parecchi, sappiamo che non sei l'unico, okay, che conosciamo, sì. E bla bla. Comunque, piacere di conoscermi. Bene. Dove siamo arrivati? Sì, ingegneria. Dicevo, non c'era tanta scelta, perché il Veneto era, come ancora, una locomotiva di piccola industria, fame di ingegneri c'era sempre stata, e quindi ingegneria. La cosa forse meno ovvia è che scelsi ingegneria delle telecomunicazioni a Padova, e adesso uno dirà, adesso col senno di poi, no? Come scelta? Scelta ovvissima, con 30 anni di internet in arrivo.
ma erano anni molto diversi. Fare ingegneria delle telecomunicazioni all'epoca voleva dire occuparsi di telefonia fissa e antenne paraboliche per vedere i canali tedeschi via satellite, più o meno. I'm trivializing, come si dice, però tutto quello che sarebbe successo non era nelle carte, o perlomeno non era una cosa a cui si pensava. Che anno parliamo? Parliamo del 1993. 90... Ok. 1993. Quindi, tanto che all'epoca il corso di laurea era nuovo, c'era il numero fisso, il numero chiuso, sì. C'erano soltanto 200 posti, con test in ingresso mi qualificai terzo, e dietro due persone che poi ebbi l'opportunità di conoscere, non erano assolutamente umani, quindi diciamo fui il primo degli umani. Dire tu che non erano umani vuol dire che adesso che sono Jack Ma... erano veramente non umani. Sono tutti professori universitari. Ok. Questo aspetto mi mancava. Quindi eri piuttosto dotato. Cioè, come dire, non nascondiamoci. Diciamo che è stato il mio apice. Poi da lì è stata una lunga discesa. Discesa senza fine. Una cosa, non so di quanto parleremo oggi, però una delle cose... Io starei qua fino alle 4 del mattino, però sono rispettoso del tempo altrui. Una delle cose che vorrei dire hanno fatto di me quello che sono più di altre chiamerei la crisi. Okay? Ho avuto alcuni momenti difficili nella mia vita, alcuni personali, alcuni dovuti a circostanze esterne. E la cosa... sensazionale, devo dire, che a ogni crisi comunque è sempre succeduta in qualche modo una nuova versione di me che ha preso un'altra strada e di cui non mi sono mai pentito alla fine. E questi anni di cui sto parlando sono stati certamente anni difficili. L'università all'epoca bisogna immaginarla con risorse molto limitate rispetto al numero di studenti. Bisogna immaginare, magari è ancora così, non lo so, magari mi illudo che sia tutto molto meglio in Italia, però era molto difficile e io stesso ero arrivato probabilmente a un punto nella vita in cui questa successione lineare di scelte giuste, scelte quasi obbligate, non mi rappresentava più. Trappare un po' tirato avanti. I bordi come Zero Calcare, non so se hai visto, no? Pensavo che, non so se tu non hai anche più tempo per vedere certe cose. Però c'è appunto, uno pensa che la vita è strappare lungo i bordi e quindi Segui il percorso che ti è segnato in qualche modo, no? In realtà lo pensavo anch'io, è in qualche modo il modo in cui uno cresce, no? Il set di valori, il sistema in cui, il sistema sicuro che ti tiene lontano dai guai, in cui vieni educato a crescere. Però non funziona per tutti ed è assolutamente... ragionevole, assolutamente dignitoso che funzioni, se funziona, ma per me non, chiaramente non funzionava. E dopo un paio d'anni di crisi, io a quel punto ho preso una strada completamente diversa, però prima di arrivare lì c'è una cosa importantissima che mi segnò la vita e che successe negli anni di ingegneria. Non sempre studiavo, cioè studiavo, ma non sempre la testa c'era, per così dire. In maniera completamente parallela al percorso ufficiale di studi, il corso di laurea in ingegneria mi diede la possibilità di andare in laboratorio di informatica, che erano queste grandi sale con queste macchine Sun che scaldavano tantissimo, mi ricordo, e ci girava Unix, ma soprattutto erano macchine connesse alla rete. C'era internet. E non ricordo esattamente perché non me lo sono segnato, però un giorno, sarà stato il secondo anno, vedo questa cosa su uno schermo che è molto diversa da quello che generalmente girava su quegli schermi. Era un web browser, non lo sapevo, poi ho scoperto che si trattava di un web, praticamente del primo web browser visuale capace di mostrare immagini che fosse mai stato prodotto, era perlomeno il primo mainstream, si chiamava NCSA Mosaic. Okay? Mosaic prima di Netscape, prima di Internet Explorer, era proprio un altro mondo.
Stavo per dire anch'io, cioè questa frase che appena detto, questi ultimi minuti il mio cervello andava sul porno tutto il tempo. Ho visto questa cosa che non avevo mai visto prima. Vedi, tu sei proprietario di questa live, queste cose le puoi dire. Io invece sono l'ospite, devo comportarmi bene. E sì, c'era anche Usenet, c'erano alt binaries, eccetera, ma lasciamo stare questa parte. E, il web. Quindi cosa ho cominciato a fare? Ho cominciato a studiarmi come funzionava questa roba. Si studiava in documenti che si chiamano how to questo, how to quello. E ho cominciato a fare i miei primi siti. E dopo un po' la cosa è diventata interessante, no? Ho offerto questa cosa a un internet service provider della zona. E ricordo che questi avevano come sede, scusa, stiamo un po' divagando, però è bello, bello anche Bellissima, cioè parlare io è del la parte più passato bella per me. remoto. Allora, immagina la Campania Veneta, no? Piatta, no? Questo era un posto tra Treviso e Castelfranco, nel mezzo sull'Aurelia. Sono Postumi, anzi, non sull'Aurelia. E Aspetta, questi signori che... c'è l'Aurelia da quelle parti? Sì, c'è anche un pezzo dell'Aurelia, sì. Aurelia, ok. Sì, va. Questa sì, in particolare la Postumia. Comunque, questo non importa. Questi signori che di professione facevano tutt'altro, si hanno buttati nel business degli ISP, Internet Service Provider. Per i più giovani in questa conversazione, all'epoca internet si raggiungeva con dei modem che erano tipicamente 14, il mio primo modem è 14,4 kilobit al secondo. E questi signori praticamente avevano le macchine che gestivano il dial-up dall'altro lato. Immaginate, era un ex negozio di fiorista e dentro avevano tutti questi modem 56K. E la gente chiamava, il modem prendeva la linea e li collegava a internet in qualche modo. Era pi tutto pieno di fili dappertutto, una cosa, la reliability assolutamente zero. Però così si faceva. E per questi qua io ho cominciato a fare siti web. E ricordo che mi davano, per piccoli siti web, mi davano 100.000 lire al sito. 100.000 lire al sito. Barbonata. Qui in Svizzera penso che adesso per l'equivalente di 50 euro, che sono... 50 franchi. 100, 100, sì, diciamo 50 franchi, non credo che molti si muoverebbero di casa. Penso che il biglietto d'ingresso per poter parlare con qualcuno per chiedergli. E la Esatto. chiamata ti costa così. Comunque era divertentissimo perché bisognava fare tutto, era il lavoro artigianale per eccellenza, tu dovevi parlare con il cliente, capire le esigenze. Il cliente chiaramente non aveva nessuna idea di cosa fosse internet, non si era mai collegato in vita sua. Ma gli avevano detto che era importante, che era Sì, hai interessante. cavalcato la dot-com bubble dal lato dot-com Sì, ma pazzo. Lato dal lato basso, basso, sì. esatto. Non hai venduto nessuna startup. No, no, no. Quindi niente, dovevi i requisiti funzionali, diciamo, poi fare il design, trasferire il design in HTML, poi pubblicarlo, un FTP, e poi fargli anche gli aggiornamenti. Ed è assolutamente divertentissimo. Perché dico questa cosa? Perché in realtà quell'esperienza, se vuoi, molto rustica, mi ha dato la possibilità di possedere l'intero processo di creazione di un prodotto e del suo marketing, della sua vendita e anche la gestione dei clienti. E appunto, sebbene molto rustico, molti di questi elementi poi mi sono stati utili in ambienti molto più scalati, molto, molto più Ok, organizzati. io avrei voglio farti un milione di domande a Vabbè. riguardo. Intanto, tu parlavi di crisi di studio, però questa roba qui era Sì. propedeutica, cioè, in che modo? Come fai ad andare in crisi nel fare analisi 1, ad esempio? Non ti No, affascinerà? analisi 1 l'ho fatta. Sono andato in crisi perché Giorgio non. Fondamentalmente non riuscivo a immaginarmi in quel percorso per alcuni altri anni, completandolo e riempiendo quella casella, insomma, ticcando quel box, andando a fare il tipo di professioni che si prospettavano,
c'erano cose che mi interessavano molto di più. Ho parlato del web. Ricordo c'erano momenti in cui studiavo tedesco, per esempio. Mi sono messo a studiare tedesco per un anno da solo. Da solo. E, c'erano tante cose che mi interessavano e non potevo farne solo una. E penso che... penso che per quello che ti conosco, Giorgio, penso che tu ti riconosci un po' in questa cosa. Sì, c'è Nicola, sai che ho un debole per te e quando mi racconti questi episodi che non conoscevo... Speriamo che mia moglie non sia in linea. intendo, quanto era frustrante avere queste curiosità, ma non avere internet essenzialmente. Cioè, oggi tu, il diciottenne che è in te, se volessi studiare tedesco potrebbe farlo, avere mille strumenti per farlo. Certo. Però forse avresti talmente tante cose che puoi fare che vedo molta gente che si paralizza e non fa niente in profondità. Sì. Hai mai fatto riflessioni a riguardo? A riguardo del fatto che... cioè io spesso mi trovo a dire, cavolo, quant'era frustrante imparare a programmare in Basic per il Commodore 64 perché avevo un manualetto di merda che aveva scritto un tizio e magari c'era gente che ha fatto cose più fighe e le voleva condividere, non c'era modo di condividere. Quindi certo. Dico... mannaggia, se avessi avuto le possibilità che ci sono oggi, magari sarei diventato un super genio, super turbo, super figo, super. Però poi oggi vedo che c'è tutto a disposizione e magari uno va meno in profondità. Quindi mi viene da dire che forse, anche avendo con quei vincoli che avevamo, però era più facile poi andare molto deep e diventare skillato più della media su una cosa, perché c'era anche meno... Meno distrazione, può essere. Competizione forse anche. Può essere, comunque, chiaramente queste considerazioni si fanno sempre con il senno di poi. All'epoca nessuno aveva la percezione di cosa sarebbe diventato. Chi c'era dentro, persone come me, capivano che era il futuro. Però fino a che punto dove saremmo arrivati, in che direzione, potevamo solo ipotizzarlo e ci saremmo tutti sbagliati, ok? Quindi oggi non so nemmeno se il paragone regge, sono altre le cose, sono altri, oggi si occupa di carbon capture, per dire, ecco, una cosa che stanno cominciando a fare in pochi, che si presume sarà importantissimo, eccetera. E magari tra 20 anni tutti quanti i nostri edifici... nostri vestiti, le nostre automobili faranno assorbimento di CO2, sarà la cosa più normale del mondo, giusto? Ma non lo possiamo prevedere oggi. No, è chiaro, devi stare sulla frontiera e magari è una questione anche di fortuna che le cose vanno bene. Se il mondo dei siti internet per te non avesse fosse morto lì, può darsi, quello era un filone perso, però... È un filone morto, come era... l'altra storia... possiamo skippare nella mia storia, oppure io poi sono andato, qualcuno mi pare che ha scritto, sembra che non si sia laureato. No, non mi sono laureato, perché ho cambiato, sono andato a studiare lingue e civiltà orientali a Venezia, cinese. E quella è un'altra cosa che si può dire, cioè, cinese, certo, no? Certo, la Cina, ovvio. Però la Cina, questo era il 1990, cos'era, 96? La Cina non era la Cina di oggi. Io feci quella scelta perché era la cosa più lontana dall'ingegneria delle telecomunicazioni che potessi pensare, che potessi immaginare. E mi ricordo che mi affascinava molto la scrittura e mi sono buttato, cambiato città, sono andato a Venezia, quindi ho cambiato giro di amici, cambiato anche pelle in un certo senso, no? Comportamento e interessi io stesso. Ma la Cina all'epoca era... il 70% dell'economia italiana era, in termini di PIL. Cioè era più piccola, certo, sì. La Cina, l'Italia era di circa, cos'è, circa quasi il 50% più grande della Cina, l'economia italiana. Adesso l'economia cinese è quasi 8 volte quella italiana, quindi la scelta sarebbe molto più ovvia. Però ho continuato a coltivare questa passione dei siti web on the side, di lato, anche perché mi aiutava a mantenermi gli studi. E nel bel mezzo di queste esperienze con l'Asia orientale, che diventò ed è ancora uno dei miei grandi amori dal punto di vista culturale, sono anche vissuto in Cina per un periodo, se vuoi ti racconto anche di questo. No, assolutamente sì, io infatti
portato qui solo perché voglio che mi parli della Cina. Ok, Cioè, ti racconto della visto Cina, che, però. piccola parentesi, perché siccome c'è stato un altro lag, ho interrotto e fatto ripartire lo stream, ragazzi, scusate, oggi non so per quale motivo, però il recording sta andando benissimo, per cui quando recupereremo questa live sarà migliore, però scusate se c'è qualche problema tecnico nel frattempo, non so cosa sto facendo. Però Nicola stava parlando del suo rapporto con la Cina, cioè com'è nata la passione per la Cina? È nata appunto per contrasto, era la cosa diametralmente opposta all'ingegneria delle telecomunicazioni. Quindi Ok. io la vedevo così. Ed era un posto misterioso, di cui non avevo nessuna, con cui non avevo nessun rapporto, e ho pensato perché no? Avrei potuto prendere giapponese, sarebbe stato altrettanto bello, però il Giappone aveva, diciamo, del Giappone si sapeva di più, della Ok. Cina si sapeva di meno. Per chi si è perso un pezzo prima, Nicola ha mollato gli studi in ingegneria delle comunicazioni, si è sposato a Venezia a studiare Lingue e civiltà lingue e orientali. civiltà orientali. Civiltà, mi dimentico. Lingue e civiltà orientali. Sì. Ok, wow. E non so, così, la famiglia, come la... La Cioè... famiglia è una delle, e quello è stato il primo, diciamo, la famiglia è stata molto comprensiva, devo dire, e questa è una cosa importante. Beh, della famiglia non si sceglie, ma è importante, secondo me, nella vita, circondarsi di persone che poi ti supportano quando, appunto, vai di testa, o sa, prendi delle decisioni non necessariamente comprensibili. L'amicizia, l'amore, secondo me, si vede principalmente nell'accettazione delle scelte che non condividi. Ecco. E, ovviamente, come tutti sarebbero stati, i miei genitori erano preoccupati che andassi a perdermi in un altro buco nero, insomma, cinese. E cosa che non è stata, la Cina mi ha aperto gli orizzonti moltissimo. È stata l'occasione di spendere del tempo anche in Cina per ragioni di studio. Questo era il 1999. Sono vissuto per un periodo in una città che si chiama Shijiazhuang, che è la capitale di uno stato che si chiama Hebei. Praticamente c'è la diciamo lo stato, la circoscrizione di Pechino, e tutto intorno c'è uno stato che lo circonda, la capitale di quello stato è appunto Shijiazhuang. E ricordo, il viaggio è stato con alcuni compagni di studi, e quando scendemmo dall'autobus, nel centro di questa città, eravamo così fieri di poter dire Ni hao, Che vuol dire? ciao, ok? Ok. Folto gruppetto di cinesi molto curiosi, perché eravamo molto stranieri per loro, ovviamente, come loro erano molto diversi per noi. Nel frattempo ci aveva circondato, per provare a creare un piccolo rapporto, no? E il gruppo di cinesi, al nostro Ni Hao, ci ha guardato interrogativi come dire, ma quindi praticamente noi, dopo 2 anni di studi di cinese in Italia, ci siamo resi conto che non sapevamo nemmeno dire ciao in maniera comprensibile. Quindi E, esperienza avevate favolosa. una sorta di vostro slang, avete il vostro italo Beh, cinese. tutte le lingue si devono imparare nel posto in cui vengono parlate, ma particolarmente lingue molto diverse dall'italiano. Non c'è modo di impararle da remoto, diciamo. L'esperienza cinese, è stata molto relativizzante, devo dire. Questo è un discorso, Giorgio, che io e te abbiamo fatto anche in separata sede. Certo. Ti sposti in un ambiente con un sistema con delle coordinate, con un sistema di riferimento molto diverso, e tutto quello che credi, le cose che consideri dogmi, eccetera, ti rendi conto che lo sono per te, in quel momento Cioè, storico, che per la tua. credi sull'altro posto o che credi tu in generale? Cose che credi tu, che pensi siano giuste e sbagliate, il modo di comportarsi, di non comportarsi, eccetera, è tutto fortemente relativo. Non è tutto fortemente relativo, chiaramente ci sono dei valori che sono transculturali, transnazionali. Puoi ammazzare una persona, questo è chiaro Certo. dovunque, ok? Però sì. Però Lo dicono del Giappone, qu quasi qualunque cosa che qui sembra weird, lì è tranquilla. E il Giappone l'ho un po' visto, quindi qualunque accoppiata, prendi due parole qualsiasi a caso, le metti assieme in Giappone e diventano normali. Però sì,
La Cina ammetto che è uno di quei posti che, uno di quei pochi posti che non lo so com'è, ma mi immagino sia da 20 anni fa ed oggi sia una roba completamente diversa. Sì, è completamente diversa. Se uno viaggia, ha la possibilità di viaggiare in Cina, cosa abbastanza complicata in questi giorni di pandemia, vede una Cina oggi che è radicalmente diversa da quella che noi vedemmo oltre 20 anni fa. Le città sono, la faccia delle città è cambiata, le persone anche sono cambiate, sono molto più affluenti. Si dice affluenti in italiano, sono molto più Sì. ricche. E capiscono il nostro lato molto di più. Moltissimi parlano l'inglese in maniera che era impensabile 20 anni fa. Adesso, se vai a Shanghai, metà città parla inglese a un livello perfettamente comprensibile. Shanghai sarebbe Shanghai, come diciamo noi. Shanghai, Tu sì, non dici neanche Shanghai. Pechino, ovviamente, no? Cioè, No, Pechino. beh, Pechino lo dico, Pechino ma dici Pechino. sarebbe Beijing. Beijing. Con i toni sbagliati, ma giusto per capirsi. E così poi tornato dopo una breve pausa da questo mondo Quanto sei stato incredibile, in anche Cina? molto. Quanto sei So, stato in Cina? beh, il periodo, sono stato in Cina varie volte. Il periodo più lungo, direi, soltanto 3 mesi. È stato di 3 mesi, però. Guarda, la Cina è l'unico posto dove finora nella vita ho dovuto piangere davanti a un gabinetto. Mi ricordo che Cioè? dopo un paio di settimane, a un paio di settimane dopo un paio di settimane dall'arrivo, dovendo affrontare il mio gabinetto doccia, a un certo punto sono crollato. Perché Perché era un brutto posto, era una. gabinetto doccia? Vabbè, non ti voglio trascinare la live. No, 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 ti prego. Aspetta, la live sta andando un po' a puttane perché ho 3 volte la riavvio. Chiedo scusa, ragazzi, non so cosa succede. Ma noi comunque andiamo avanti. Adesso non faccio C'è neanche un il duro. bellissimo libro, non so se conosci, è un'autrice belga che si chiama Amélie Nothomb. Amélie Nothomb è figlia di diplomatici e quindi ha girato moltissimo, è stata in Cina, in Giappone, in altri posti, e ha scritto un libro sulla sua infanzia a Sanlitun, che era, ed è ancora, ma all'epoca era principalmente il quartiere delle ambasciate a Pechino. In pratica, i cinesi avevano messo Ok. tutte le ambasciate nello stesso posto, in modo che tanto se la potessero passare tra di loro, se facessero i loro party, eccetera, ma contemporaneamente non disturbassero con la loro cultura oscena e aliena, la perfezione del resto della Cina comunista. Questo posto si chiama appunto Sanlitun. Lei era vissuta lì e descrive in un suo libro che si intitola, credo, Sabotaggio d'amore. Descrive una via lì, la via della bruttezza abitabile. La Cina alla fine degli anni 90 era la bruttezza abitabile, era estremamente un posto molto brutto. Abitabile proprio come Abitabile nel senso threshold che un che è centimetro tutto sotto la abitato. morte, No, che oppure. sai, è tutto completamente abitato, ma Ah, tutto ok. molto molto brutto dal nostro punto di vista. Però fascinazione culturale incredibile, e ricordo che ogni volta, almeno per me, anche per gli altri studenti, era sempre molto difficile tornare a casa. Ti viene il mal di Cina, no? Qualcuno viene il mal d'Africa. Se Ok. Ok. sei in Cina, ti viene il mal di Quindi Cina. a più riprese sei andato in Cina. Per Sì, chi ha chiesto, mi assolutamente. sono perso perché è andato in Cina. Nicola stava studiando lingue e Studiavo cinese, sì. civiltà Orientale, orientali. lingua che ho. Poi Tu dimenticato ad oggi quindi perché. parli tranquillamente cinese? No, 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 no. Come. Non entriamo in dettagli familiari, ma sono altre le lingue che girano in casa mia. È tutto Beh, però diventato un dai, po'. tanti mesi in Cina, ha studiato il cinese, immagino. Ho un'altra amica cara che è anche lei laureata in cinese, lingue studi orientali a Roma. E però io mi sono sempre arrabbiato con lei perché dicevo: dai, dimmi una frase in cinese. Lei: no, 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 non esiste, non esiste. Sembra quasi che studiare il cinese sia una roba che poi non ne puoi parlare, un po' tipo Fight Club. No, penso che uno si Si vergogna della vergogna, propria forse pronuncia, quello. sì. Ok. Sì. Ha paura di avere a che fare con qualcuno che il cinese lo parla veramente. C'è chi ha chiesto: e come ti sei mantenuto in Cina? A parte che immagino che sia Ah. stato abbastanza economico, e poi facevi siti web Era ai molto cinesi. economico. In Cina ho fatto pochi siti web, devo dire. Ok. E niente, ho bruciato un po' di risparmi. Sì, ma per queste cose vale la pena spenderli i soldi. Magari tema su cui torneremo. Sì.
Comunque, tornato dalla Cina, fast forward un pochettino, il mio partner di allora, devo ringraziare il caso che ha messo di fronte al mio partner di allora un job post, una vacancy, come si dice in italiano. Ok. Che era per una posizione di webmaster per grande azienda a Roma. Vabbè. Quindi prendi, vai a Roma, e, insomma, faccio due colloqui, viene fuori che è all'Italia, e mi hanno preso. Era il sito internet dall'Italia? Era il luglio, sono stato assunto nel luglio 2001 e fui il primo webmaster di Alitalia. Ero responsabile del front-end di Alitalia, wow. del CMS, che era un sistema che non credo usino più, si chiamava Tridion, un prodotto olandese. E quindi sì, wow. disegno funzionale, eccetera, e sviluppo e maintenance, quindi tutto il processo di gestione di contenuti e pubblicazione di contenuti. Tecnicamente cosa consisteva fare siti internet nel 2001? Cioè era proprio HTML puro? Cioè tu scrivi HTML oppure usavi dei CMS? Beh, content management sì, c'era un CMS, il livello di astrazione era un po' diverso da quello che uno sperimenterebbe con un prodotto odierno, c'era molto codice. Certo. Quindi tu alla fine sei esportatore mai col codice, cioè, tu in teoria sai anche le logiche di coding, le conosci, insomma. Le logiche di coding sì, è un po' come il cinese, è una delle cose di cui mi piace parlare, ma che è meglio che non faccio più. Ok. E all'Italia all'epoca si lanciava in questo mondo che era molto nuovo per loro, avevano assolutamente bisogno di qualcuno che capisse di cosa si stava parlando. Tra l'altro, quando dico all'Italia, sono esattamente quattro all'Italia fa, era la vecchia l'Italia, l'Italia originale, Linear Italiana S.P.A. I casi della vita, ma anche una di quelle crisi, questa è una crisi esterna, no? Che ho vissuto e mi ha aiutato molto. Letteralmente, dicevano, sono entrato in luglio, agosto-settembre, 2 mesi dopo, poco, già, 2 mesi e qualche giorno dopo, 9-11. Ah, okay. Oh, certo. Se... Cavolo, le airlines nel 9-11, fantastico. Esatto, e anche in piena dot-com bubble, c'era comunque già il crash tecnologico. Assolutamente, sì. La cosa è stata traumatica. L'Italia all'epoca era ancora una delle compagnie aeree più grandi d'Europa, già in parte in ginocchio, se non su entrambe le ginocchia, almeno uno, per varie ragioni, insomma. E questa cosa fu un duro colpo per l'azienda che si trovò intanto a bloccare le assunzioni. Non sarei mai entrato in Italia se si fossero un po' dilungati con il mio processo di assunzione, non saremmo qui a parlarne. Però fu una enorme opportunità perché le vendite online, per ragioni che richiederebbero forse più tempo di quello che abbiamo stasera, ma sono per una compagnia aerea, erano all'epoca, lo sono ancora, le vendite dirette online hanno una struttura di costo molto più bassa ed era l'opportunità per l'Italia per risparmiare. Quindi, mentre tutto intorno i rubinetti si chiudevano, a me i rubinetti non sono mai stati chiusi. Persone, tecnologie, certo, con magari con qualche difficoltà, ma abbiamo sempre avuto l'opportunità di crescere. Nei 5 anni e mezzo in cui sono stato lì siamo cresciuti moltissimo come share di vendite dirette. All'Italia, che era appunto un'azienda in grande difficoltà, ma con grandissime storiche competenze e faceva parte di un sistema globale, era abituata a operare globalmente. Pochi giorni dopo il mio ingresso entrarono a far parte dell'alleanza SkyTeam, di cui sono ancora parte, okay. La nuova ITA, col brand all'Italia, neanche parte. E questo mi diede la possibilità di Air One, Toto. No. Air One era un competitor all'epoca e poi ci fu la fusione, ma io ero già andato via. Ma mi sa che è un po' più tardi, più avanti. Sì. Io ero già andato via. Quindi un po' perché l'ambiente era super internazionale per lo standard italiano e un po' perché i biglietti costavano poco, quindi si poteva viaggiare. Per me quella cosa, il viaggio, è una delle cose che mi ha segnato di più, la possibilità di
capisci, prendere l'aereo anche spontaneamente con pochissimo preavviso, saltare su un aereo qualsiasi e andare dall'altra parte del mondo mi ha veramente aperto, mi ha aperto questo pianeta in un certo senso. Avevo un carissimo amico, cioè ho ancora forse uno che è il mio migliore amico, credo, anche lui testimone di nozze, e che ha lavorato per tantissimi anni in Italia, mi raccontava degli sconti che c'erano per i dipendenti. Puoi fare o quei biglietti al 50%, oppure quelli al 90%, ma lo sai l'ultimo giorno, tipo... Senza prenotazione? Sì. No, lo sai quando sei in aeroporto, infatti ogni tanto devi tornare indietro. Tu vai lì con le valigie e dici, vediamo se parte, se c'è un posto in questo aereo. L'hai fatto? Però ti facevi un pacco di biglietti, no? Facevi il biglietto per New York, uno per Caracas e un altro per che posti che non immagino hai visitato in quell'epoca? Sono stato in Venezuela, che poi si poteva ancora, c'era ancora Chavez, e era molto popolare, il paese era relativamente sicuro, non Caracas in sé, ma il resto del Venezuela era ok. Una volta era uno dei posti più costosi del mondo, Venezuela. Io quando l'ho visitato, la cosa che mi ricordo del Venezuela era che la benzina costava... vediamo se mi ricordo. Costava tipo 20 bolivares, ok? E il cambio col dollaro era 3.000 a 1. Al litro, un centesimo. 20 bolivares, era praticamente gratis. Ok. Sono stato in tanti posti. In compenso non sono mai stato a Napoli. Erano 2 ore di treno, ma sai, quando puoi andare a Los Angeles, perché a Napoli, no? A Napoli ci andrai. Certo. Non ci sono ancora andato. Andiamo avanti un altro po'. Sì, dai, sennò qui veramente non tocchiamo quasi nulla. Dopo l'Italia sono andato a vivere in Bahrain. Mm-hmm. Anche lì sarebbe da parlarne. Bahrain, forse la migliore esperienza, a parte Google, la migliore esperienza professionale della mia vita, culturalmente sicuramente l'esperienza più intensa e importante. Ci sono rimasto 4 anni, altro momento di grande crisi in mezzo, la primavera araba. Questo è 2010, 2011, certo. 2011, inizio 2011, Bahrain un po' meno nelle cronache, almeno in Occidente, ma ha avuto la sua versione di primavera araba. E lì ho sperimentato cosa vuol dire vedere i carri armati in strada, i posti di blocco armati, i posti di blocco ufficiosi di cittadini. Ho sperimentato i bancomat senza cash, una linea diretta con l'ambasciata, sempre con la valigia pronta per scappare al porto e farsi portare via, cosa che poi in realtà non è successa. Però questo ambiente è bellissimo, sarebbe bello parlarne, perché è stata una bella esperienza, appunto, con tanti amici, eccetera, in cui ho potuto fare tante cose per la compagnia aerea locale, che era ed è ancora Gulf Air. Questa esperienza nel 2011 in qualche modo si è incrinata, perché il paese, dopo questa crisi sociale, questa tensione tra due sette, diciamo, dell'Islam locale, è esplosa nelle proteste e poi nella gestione delle proteste che ne seguirono. Tutto questo ha cambiato in qualche modo la faccia del paese. Per quelli come noi che l'avevano conosciuto prima, è stato un po' difficile gestirlo dopo. Erano anche un po' arrivati i tempi per me maturi di tornare in Europa. Avevo conosciuto... Volevo fare una piccola bridge. Tu ormai non eri più webmaster, credo, no? Cioè, percorso hai fatto internamente in Alitalia e poi come sei arrivato nella compagnia in Gulf Air? Allora, sono stato webmaster per alcuni anni, poi mi è stato dato un ruolo più commerciale, ero responsabile del sviluppo commerciale del web, ok? Che nel frattempo era diventato un importante canale di vendita. Ok, commerciale cosa vuol dire? Andavi a fare... Ero responsabile del contenuto... Cioè un copywriter, a un certo punto? Dei prodotti che venivano venduti sul sito, che non erano necessariamente soltanto quelli biglietti, disponibili pubblicamente. Cioè. Tariffe particolari, per esempio. Ok. In Gulf Air, in Bahrain, invece fui chiamato per creare un'organizzazione e-commerce che non esisteva. Quindi io sono stato l'e-commerce, all'inizio ero da solo. Ti rendi conto che...
roba qui adesso è tipo la parola più fuffo, cioè quella in cui tutti i fuffaguru ti vendono i corsi su come fare e-commerce. Tu facevi e-commerce 15 anni fa. Sì, Wow, stra ok. divertente, devo dire. In 4 anni siamo andati da non vendere praticamente quasi neanche un biglietto online ad avere lo share di vendite online più alto tra tutte le compagnie del Golfo, incluse compagnie molto più grandi che sicuramente verranno in mente ai nostri amici ascoltatori. Noi eravamo non come numeri assoluti perché la compagnia non era così grande, però in termini di share eravamo assolutamente all'avanguardia. Ero responsabile anche di altre cose, web marketing, la prevenzione delle frodi su carte di credito. Avevo un team apposta per questa cosa che abbiamo creato e poi ha fatto un po' scuola nella regione. Come hai ottenuto la fiducia dell'azienda per metterti, cioè, alla fine ti hanno messo a essere responsabile di qualcosa, insomma, no? Guarda, Cioè, questa cosa. hard work, hai mostrato risultati, cosa. Sì, chiaro, uno deve sapere di cosa sta parlando, questa è la base, in qualche modo è la parte igienica della cosa, devi sapere di cosa stai parlando. No bullshit, devi essere intellettualmente onesto, questa cosa paga in qualsiasi cultura, ok? Serve la fortuna o l'abilità, se vuoi, ma in quel caso più fortuna, di trovare una persona che può essere il tuo manager, è più facile se è il tuo manager, Ok. che ti faccia da sponsor, che creda in te e ti faccia crescere. E poi devi essere capace di tradurre questa cosa e restituirla in qualche modo con le persone che tu hai portato al tuo fianco quando cresci. Okay? E Sto funziona commuovendo, sempre mi sto commuovendo, trovo in belle le entrambi i parole, modi. cioè, sto E commuovendo. la persona che mi assunse è un carissimo amico, rimane un carissimo amico, ha creduto in me tantissimo, mi ha fatto crescere e poi lui è rimasto molto più legato al golfo, io ovviamente me ne sono andato, ma gli devo il fatto che mi ha dato Ok. questo biglietto, no, di sola andata per andare in questo posto dove altrimenti non sarei finito. Ho Quindi risposto alla tua finora, per domanda. dare un piccolo peso, cioè l'impatto della fortuna nella tua carriera, perché alla Sì. fine voglio prima o poi arrivare alla domanda delle domande, che è Certo. nei 1000 universi paralleli che sono spawnati alla tua nascita, in quanti di questi Nicola ha raggiunto il successo? Non è possibile rispondere, ma hai Sì. cavalcato un paio di onde giuste, cioè hai fatto siti internet quando stavano nascendo i siti internet. E hai sfruttato il fatto che internet diventasse uno strumento di vendita, quindi l'e-commerce. Sei stato pioniere in due ambiti che poi sono diventati tutto, essenzialmente. Più E hai anche avuto un buon mentore, almeno un buon mentore, non so quanti altri ne hai avuto d'uno, più adesso, più d'uno. di uno. Ok, Sì. molliamo il Quanto conta la golfo. fortuna? Guarda, no, ti rispondo alla domanda, visto che Ok. me l'hai. Quanto conta la fortuna? Ovviamente la fortuna non è. Cioè, io ci sono circostanze casuali di cui siamo circondati, no? A volte queste circostanze si allineano in maniera tale per cui tu devi fare un sacco di fatica per arrivare dove vuoi arrivare. E non voglio generalizzare, ci sono situazioni di salute, situazioni familiari che possono essere enormemente destabilizzanti e io non ho mai dovuto affrontare situazioni del genere. Però credo che scartando quelle, alla fine la vita è un po' come fare lo slalom speciale, no? È una serie di paletti. E sono lì per tutti, cioè ognuno ha i suoi paletti, magari sono messi un po' diversi, però tutti hanno dei paletti e tu ti puoi incaponire di passarci di lato oppure puoi decidere di passarci dal lato giusto. Non so se mi spiego. Sì, come possiamo renderla più actionable? Pensa al Io 18enne che sta in crisi, che non sa cosa. direi numero uno. Come ho tentato di portarvi un paio di esempi della mia esperienza personale, la crisi non è necessariamente un momento negativo. La crisi è un segnale che ti dice: attenzione, stai andando a sbattere contro un muro, forse il muro è già contro il tuo naso. La crisi ti dice che devi guardare a destra o guardare a sinistra. Qualche volta devi anche tornare un pochino indietro, ok? Ma poco poco, poi riguarda avanti, forse a destra, forse a sinistra, o forse devi passarci sopra questo ostacolo.
mi rendo conto che non è molto quello che sto dicendo. Il mio pensiero sta andando verso il... ci vorrebbe un manuale per gestire le crisi, perché alla fine anche io ne ho avute diverse, alcune di queste le ringrazierò a vita. Nel 2008 ho avuto una crisi profonda che mi ha fatto prendere e ribaltare un po' di tavoli, oppure anche se vogliamo sono uscito da Google, ho avuto una crisi profonda, ho ribaltato qualche tavolo e non rimpiango mai un momento di cambiamento, certo. È raro che rimpiango un momento di cambiamento, però c'è molte persone per cui magari una crisi porta a cose un po' più difficili da gestire, diciamo che forse ecco, c'è un'opportunity nel capire come riconoscere, sfruttare una bella crisi, un momento di un po' di dissonanza interna tra valori, sensazioni e quello che si suppone tu debba fare, no? Assolutamente. Quel momento di riflessione è cruciale. Siamo liberi di avere religioni che dicono diversamente, però... Quello di obstacle is the way, sto seguendo un po' di chat. Per quasi tutti, sicuramente in questa serata di vita qui su questa terra, in questa forma ce n'è una. Ok, ed è secondo me è quasi immorale che ci ostiniamo a vivere uno in cui non siamo felici. E non c'è limite, e dai limiti a che tipo di esistenza possiamo condurre, a che tipo di esperienze, a che tipo di esperienze ci vogliamo sottoporre, con che tipo di persone vogliamo essere. Queste sono tutte scelte che solo apparentemente la vita ci scarica addosso, sono quasi sempre scelte che facciamo noi. E ripeto, secondo me è moralmente sbagliato, perché di vita ce n'è una sola, incaponirsi in situazioni che non ci fanno felici. La cartina torna da sole, secondo me, che se tu ti svegli la mattina e vai a letto la sera, ripetutamente, e ognuno ha il suo numero di giorni, ha il suo sistema per computare questa cosa, no? Non sto dicendo che si può essere felici e si deve essere felici tutti i giorni della vita, questo non è possibile. Però se c'è una situazione, se il corpo ti dice, dentro lo senti, di giorno, di notte, mentre dormi o non dormi, c'è qualcosa che ti dice che non sei nel posto giusto, l'unica cosa da fare è cambiare. E ho sperimentato io personalmente, ho visto persone che abbiano fatto scelte anche importanti, anche molto coraggiose, anche molto rischiose, e l'abbiano poi, come si dice... si siano pentiti. E tu, Giorgio, sei un caso lampante. L'ho fatto diverse volte, anche recentemente. Ammetto che il mio metro interno invecchiando cambia, nel senso che io a 20 anni dicevo, se per 2 giorni consecutivi sto infelice in una situazione, prendo e la cambio. Crescendo dico pure che con questo approccio uno rischia di saltare non appena c'è la difficoltà, per cui c'è di trovare il giusto bilanciamento tra stubbornness e grit. Non so se... Sono completamente d'accordo. Non so tradurre, cioè testardaggine e comunque, certo, un po' persistenza, no? Inconsistenza, sì, certo, assolutamente. Cioè, delle volte devi dire, ok, anche se c'è un po' di attrito, un po' di non vanno bene le cose, però ho una visione per il futuro in questa direzione, accetto anche un po' di infelicità, di duro lavoro, di fatica, così. Però a un certo punto devi capire se stai in realtà soltanto spingendo un muro che sta fermo, oppure se c'è qualcosa dall'altra parte. Ammetto, certo, il mio percorso in Google è stato tale che, dico, Google mi sembra una roba così grossa che per superare quella soglia in cui dico, aspetta, forse vale la pena spingere ancora, c'è avuto molto tempo di insoddisfazione per dire sto soltanto spingendo un muro che è fermo. E quindi, ok, ovviamente non le puoi sapere in anticipo, con l'esperienza puoi solo capire più o meno... avere un'euristica migliore, e quindi dire, sai, questo percorso non è il mio, sono diventato più bravo nel tempo, so riconoscere prima le cose che non mi piacciono, quindi credo che sia una roba che però dobbiamo fare. Vedo anche io tanta gente che magari continua a fare le stesse cose per tanti anni e se ne lamenta e basta, no? Chiaro. Per dare un consiglio pratico a me... Ora arriviamo a Google, ora arriviamo, non ti preoccupare. È servito un paio di volte nella vita... Un buon coach può essere, non è la persona che ti dice cosa da fare, ma è la persona che ti chiede le domande giuste e ti obbliga a quel tipo di riflessione.
Chiaro, c'è chi ha chiesto se la filosofia ti è stata d'aiuto in quel periodo, nei periodi di crisi. Quanto filosofico, cioè, quanto la filosofia ha avuto un impatto nelle tue scelte, nella tua vita? Beh, io non sono certamente, Non sei un non ho filosofo. studiato, non sono un filosofo. L'ultima volta che ho aperto un libro di filosofia è stato, beh, in realtà, stavo per dire, alla fine del liceo, non è vero, perché c'è molta filosofia anche nel corso di lingue civiltà orientali, è filosofia orientale, filosofia cinese. Certo. Ci sono molte cose nella filosofia cinese, particolarmente nel taoismo, che uno può... da cui uno può tracciare dei Ok. paralleli abbastanza chiari nella esperienza umana in qualsiasi epoca, in qualsiasi Hai parte letto del il Tao Te mondo. Ching? Non solo l'ho letto, ma l'ho anche tradotto in parte. Non è proprio No, ma facile perché è sei un un testo un po' eroe. vecchio. Sei un No, beh, eroe. fa parte della... Come studi cinese moderno, come si studia, che ne so, studi italiano, studi latino, se studi cinese, studi cinese, Ok, studi il bello, bello. cinese... Io Diciamo per molto storica. tempo, se mi chiedevano qual è secondo te la persona nella storia dell'umanità più interessante, anche se Zamaco si è mai esistita, ma Lao Tzu, penso sempre ho detto, tra tutti quanti i boss, tra i vari Confucio, tra i vari Buddha, tra i vari, non so, anche personaggi un po' più recenti, Lao Tzu è sempre stato per me il... Si dice Lao Tzu o lo sto pronunciando malissimo? È Laozi. Lao Tzu. Ok. Bene, bene. Riprendiamo un po' il filo, Nicola. Sì, dovrò Ti vado a manderò a definire, dormire no? molto tardi stasera, ti chiedo pietà, ma ancora non Non... siamo neanche a Google. Siamo in Bahrain, no? Quando è che finisce l'esperienza in Bahrain? Bahrain. Estate del 2011. Ok, cioè sei 2011. Quindi Estate ancora con i carri 2011. armati per strada? No, i carri armati erano stati messi via, non dappertutto in realtà, c'erano ancora in un Ok. particolare posto dove si erano concentrate le proteste. Vabbè, lasciamo stare questa parte, cosa triste. Comunque, la decisione presa di tornare in Europa, presa anche di concerto con la mia ragazza di allora, che poi tu conosci, sarebbe diventata mia moglie poco dopo, decidiamo di tornare in Europa, quella che noi ritenevamo fosse la civiltà, più civiltà, ecco. Aia, Abbiamo inclusion poi scop warning, code of conduct violation. abbiamo scoperto che, no, nel senso, una civiltà, intendo dire una civiltà più, un ambiente più simile a noi, ecco. Ok. Eravamo un po' traumatizzati da quello che era successo. E quindi, come si fa in questi casi? Usi il tuo network, no? Se non ce l'hai, devi fare in un altro modo, ma se hai un network, io all'epoca ovviamente ne avevo sviluppato un po' uno, essendo ormai nell'industria da una decina d'anni, e fatto sta che penso il primo CV che ho mandato mi è risultato in un posto di lavoro. Ma Allora, perché come... finora non hai mai fatto, cioè, finora hai sempre trovato lavori seguendo qualcuno, cioè anche in Alitalia, no, in Alitalia l'hai applicato tu, No, no? è applications. Alitalia è stata un'application online Ok. con un headhunter praticamente. Bahrain è andata diversamente. Ok. Hai Ho seguito? mandato 50 curriculum in giro per il mondo, molti di carta, e alcuni mi sono tornati indietro di carta, ma era un altro mondo. Cioè, vado spedendo il curriculum in Sì, 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 carta. sì, sì. Ricordo Air Seychelles, la compagnia esiste ancora, e Air Caraib, che non credo esista più, sono due compagnie aeree che mi hanno risposto per iscritto. E invece Gulfair invece era un'application sul loro sito web. Comunque, torniamo a Google. Io sono entrato in Google quasi per una porta di servizio. Nel senso che Google aveva acquisito nell'aprile del 2011 un'azienda basata a Cambridge, vicino a Boston, quindi Cambridge, Cambridge, Massachusetts. Massachusetts. Quindi il tuo Esatto. rientro in Europa è stato, cioè da mondo aereo nel Golfo, torni in Europa in Google. Ok. Esatto. Google aveva acquisito questa compagnia che si chiama ITA Software, che aveva sviluppato il miglior search engine per voli. E Google fece quell'acquisizione per vari motivi, su cui non entriamo ora, e
quel gruppo è diventato di fatto il punto di partenza del team The Travel, che poi è cresciuto con altri prodotti, non solo voli. Quindi tu sei stato assunto da quell'azienda, non da Google? Io sono stato assunto da Google, il mio contratto diceva Google, okay. Però a tutti gli effetti io per i primi tempi ero un venditore di prodotti ITA software, in particolare un prodotto che si chiama ancora QPX, che è un software as a service, che quindi veniva venduto con nel 2011, ok. Sì, è ancora, Google ancora lo vende, e come si dice, little known fact, forse non tutti sanno che, come è scritto nella settimana enigmistica, questo software è ancora, come si dice, powers, cioè è ancora è ancora il motore dietro di siti web di, non posso fare nomi, okay. Ma parliamo di quasi tutte le compagnie aeree più grandi tra i primi 10 del mondo. Cioè, un buon numero di compagnie aeree tra le prime 10 del mondo, particolarmente negli Stati Uniti, usano questo prodotto per computare i voli che devono essere offerti in risposta a una richiesta di voli da A a B per certe date. Ma che facciano cross compagnie o internamente la compagnia stessa? La compagnia stessa, sì. Funziona anche... Quindi, ovviamente... cioè, se vado su compagnia a caso, sul sito internet, cerco, vado da A a B, i voli, cioè il matchmaking, diciamo, il path, le varie combinazioni... Quello che il front-end fa è di mandare una query a noi, okay. Che computiamo le migliori soluzioni di viaggio per i parametri che sono stati dati dall'utente e regole passano di business. Passano per Google, non so, dico... facciamo nomi perché non puoi parlare di nomi. Non c'entra niente, parliamo di un sito web di Mr. Rip Airways, ok? Ok. Quasi sicuramente se è partner Google, le query passano per Google e ritornano a loro. È un software, è praticamente come se ci fosse un'applicazione in cloud da qualche parte. Quindi cerca... e Google Flights è un front-end su questo stesso software? Vabbè, Google Flights è molto più complesso, però utilizza anche questa strategia per computare le soluzioni di viaggio che poi Google ti restituisce in meno di 200 millisecondi quando tu le chiedi in Google.com. Okay. Perché era interessante questa tecnologia? Perché, e questa sarebbe una interessantissima conversazione che non avremo questa sera, ma se uno pensa un po' a come è costruito il prodotto, è un problema computazionalmente estremamente complesso. A me sembra facile. No, per niente. Vabbè, perché... è ovvio che... però se si cerca sul grafo, non lo so. Sono miliardi, rapidamente miliardi di combinazioni, e poi tu devi decidere... le 10 da mostrare, ok? E poi devi fare queste cose come sai. Web search non è molto più complicato. Search è più... Oh sì, certo, no, ma... Sì, siamo nel 2011. No, è chiaro. Certo. Una compagnia era Mr. Rip Airways, non ha la possibilità di sviluppare Google Search. Non ha un data center apposta, certo. E Google, quindi niente, io sono entrato in questo gruppo, poco dopo è andato live Google Flight Search, la prima versione, Google Hotel Price Ads. 10 anni che esiste Google Flight Search. Sì, la prima versione è andata live nel quarto quarter, se non erro, del 2011. Ero appena arrivato. Okay. La mia base fu Amsterdam, per ragioni puramente storiche. La persona che mi assunse era basata ad Amsterdam perché ITA Software aveva questo ufficio vendite ad Amsterdam. Ormai erano stati spostati da Kaiserslautern, dove erano, non ricordo, nell'ufficio di Google, che è in Amsterdam Zuid, quindi il mio ufficio era in Amsterdam Zuid, per chi conosce Amsterdam. Lì sono rimasto per alcuni anni a lottare con il clima olandese. Ovviamente noi siamo curiosi anche di sapere come è entrato in Google, che significa, hai fatto dei colloqui ufficiali alla Google, in cosa consistono, poi magari per fortuna dei nuovi entrati in Google, il processo non è più quello ed è stato negli anni normalizzato, reso più standard, e all'epoca era un po'
Ricordo che mi invitarono, feci dei colloqui telefonici e poi mi invitarono ad andare a Cambridge, dove praticamente chiunque mi incontrasse era autorizzato a intervistarmi. Penso che mi abbia intervistato anche il barista. Aspetta, ma sul serio? Feci 11 interviste in tutto. Comunque in una giornata. Cioè, sì, sì, sì. Anche in brevi, c'era anche gente intervistata un quarto d'ora e se ne andava. Sì, tipo, adesso ti dirò i dettagli di quella giornata campale. Pensa che sono raccogliti feedback, dagli il giusto peso, ok? Erano, però l'idea aveva senso, perché era la prima persona che veniva assunta in Europa dopo tantissimo tempo. Era un'area di importanza strategica, un'area di crescita per il business di IT e software. E si trattava di lavorare poi cross-funzionalmente con persone di engineering, con persone di product, con persone di customer technical support. Ed era importante che tutte queste persone avessero la sensazione di poter lavorare con Nicola Simionato. E così è stato. Mi è stato offerto il posto. Ci vedete a che livello sei entrato? Sono entrato a livello 6. Sei entrato già molto senior. Ok. Wow. Livello 6, sì. Però IC, non ero manager, avevo 19 persone in Bahrain, e questo è un'altra cosa importante. IC sta per individual contributor. Sì, pardon. Sì. Contributore. No, qui si può, c'è un piccolo meme sugli inglesismi, non ce ne frega un cazzo, cioè noi parliamo un po' inglese, viviamo dall'estero da ormai, io ho 10 anni, Nicola infiniti, quindi 15, quant'è che vivi all'estero? Dal 2006. Ok, qui sì. Quindi scusate se alcune parole ci vengono più facili in inglese che in italiano. Bene, quindi era già un ruolo abbastanza di responsabilità, no, non avevi persone sotto. È un punto importante, esatto. Entrando in una... Questo per chi avesse l'aspirazione di entrare o in Google, in un'azienda di queste dimensioni, è importante a volte, come dicono gli inglesi, swallow your pride. Hai il titolone, hai il team... enorme, no? E poi ti offrono una posizione che ha magari poche persone nel tuo team, o addirittura come nel mio caso sei un contributore individuale, non sei un people manager. E, certo, puoi seguire il tuo orgoglio e dire no, e a quel punto in Google non ci entri, oppure dire ok, facciamo un po' di... Non è il problema della nostra chat, c'è gente che magari pagherebbe, taglierebbe un rene per diventare livello 3, per cui magari... Poi vediamo se c'è nella tua ladder, se sai aiutarci e spiegarci cosa serve per entrare, quali skills sono richieste, cioè ci arriviamo con calma. Va bene. Ma voglio finire il percorso della storia, perché per me è la più affascinante, perché molti pezzi sì, da Amsterdam più o meno un po' più da Amsterdam, sì, Amsterdam 4 anni, e poi mi sono reso conto che lavoravamo, il mio team e io ugualmente lavoravo molto con il team di prodotto, il team di engineering, che erano basati in vari posti nel mondo, ma un nucleo importante era Zurigo. E come dicevo prima, questa relazione cross-funzionale, questa necessità di influenzare quella parte sulla base dell'input che viene dai partner, questa negoziazione interna, per così dire, ma anche la... Anche dev? Cioè tu certo, hai anche un'influenza verso lo sviluppo dev? Dobbiamo intenderci su cosa vuol dire, no? Influenzare non vuol dire decidere, cioè ovviamente lo sviluppo è responsabilità di altri. Però... Però immagino che un vertical come Flight sia veramente molto business driven, per cui se entrano di 3 partner più grossi e hanno delle esigenze, non è sì, YouTube, che YouTube fa il suo... Se entra un partner pubblicitario, un conto, nel tuo campo immagino che se entra un partner cicciotto c'ha un peso. Certo. Oh, per allora non era più solo flights, ovviamente, c'era anche hotels, che è business anche molto, molto grande per noi. Yeah. Comunque, la prossimità anche... Flights, ma in realtà tu travel... Perché hotels è più importante, forse. Airline è molto... molto perché tu hai storia che riguarda le airlines, e so che... Sì, 2-3 anni fa, prima del Covid, Nicola viaggiava come un criminale, ce lo sentivamo, no? Giovedì sto a Singapore, sabato sto a Nuova Delhi e martedì sto a Boston. Ricordo che
Cioè, collezionavi Home Circle in tutte le compagnie aeree, immagino. Ero giovane. Ok, scusa le innumerevoli interruzioni folcloristiche. Stavamo dicendo cosa dice? Sì, che Quanti timbri ha prendi sul la passaporto? decisione. Vorrei vedere il tuo passaporto. Cioè, c'è chi chiede. L'ultimo è abbastanza bianco perché l'ho fatto nel 2000, pre-COVID. Madonna, che tristezza, cioè, ti piange quel passaporto. Però c'erano degli anni, specialmente in Bahrain, perché il Bahrain è piccolo, quindi ogni volta che esci c'era uno stamp, no? Tu muovi, stamp. Ne bruciavo uno all'anno. Tipo. Comunque, decisi di spostare il team e me stesso per primo a Zurigo per essere vicino a queste persone con cui lavoravamo molto. Nonostante già allora si potesse operare in maniera piuttosto remota, da un ufficio Ok. però, remotamente rispetto, cioè diciamo i team di lavoro potessero essere delocalizzati, fossero distribuiti, non delocalizzati. Era molto più efficiente ovviamente e effective essere vicino alle persone appunto di altri team con cui dovevi collaborare. E quindi questo è, arriviamo a, cos'è, fine 15. 2015. Decisione di eseguita di venire a Zurigo per primo, poi il mio team in parte mi ha seguito, in parte ha trovato altre strade C'è ed è chi storia. prima ha chiesto come hai convinto oppure che accordi avevi con la tua partner, con tua compagna, moglie, come ti ha seguito, se sono state decisioni prese collegialmente. Sì, tutte le decisioni ovviamente in questi casi devono essere prese come famiglia. È inevitabile e non nascondiamoci dietro un dito. C'è sempre quando si prendono decisioni del genere è difficile che il vantaggio sia equo per entrambe le parti della coppia. Chiaro. C'è una parte che lo vuole fare, che lo deve fare, a volte non ha scelta. E l'altra in qualche modo si attacca al tram, come si dice, e quello che ha costruito in qualche modo lo deve ricostruire. Per mia moglie non è stato facile, non è stato facile la prima volta da Bahrain all'Olanda e la seconda volta dall'Olanda alla Svizzera. Due cose devo dire. La prima è che, lo dicevo prima, no? È importante avere degli sponsor, delle persone che ti aiutano a crescere, può essere il tuo manager. L'importante è avere anche delle persone a fianco che ti sopportano anche a volte, ma ti supportano e ti permettono di fare certe scelte. Ed è importante capire quando è il momento di girare il tavolo, tutte metafore inglesi che stiamo traducendo in italiano, e Però girare il di tavolo non l'ho quando capita. Qual è la metafora inglese? turn the tables, ok, Turn quando table. si Ah, il tavolo a cui do cavolo. Ok, No, ok. no, niente cavolo. È importante capire quando il tempo è arrivato anche per l'altra persona di avere l'opportunità di crescere, no? E non essere sempre dal lato della coppia che Spinge al cambiamento in Esatto. maniera quasi egoistica. Sono cambiamenti. L'altra cosa che voglio dire è che per l'altra parte, diciamo, è l'opportunità di acquisire skill nuovi. Mia moglie parla una quantità di lingue adesso, Sto in bene, parte a conosco. causa mia, in parte a causa Le mia. nostre famiglie si conoscono bene, insomma, ci conosciamo bene. Non vogliamo un eroe, questo possiamo dirlo Sì, tutti. mia Ok, moglie è un eroe. E quindi quindi sì, sei la fine Zurigo. 2015, ci stiamo trasferendo a Zurigo. Se non sbaglio, ti ho visto la prima volta, forse era il primo giorno che stavi a Zurigo, perché Può il essere, nostro sì, amico in il nostro caro comune. amico che Nostro caro amico in salutiamo. comune che prima poi volevo anche portare lui sul canale, ma lui dice insomma, stono vicino a questi Va bene, giganti. secondo me lo devi trascinare perché Belle storie, anche belle lui ha storie. molto da dire. Comunque, sì, è stato molto carino, penso che ci ha portato a conoscere i suoi amici, tu eri uno di loro, penso, Sì. sì, si può dire che sei ancora uno di loro. E così è iniziato, insomma, la cosa bella è che con quel gruppo di persone siamo di fatto ancora molto in contatto. Purtroppo se ne siamo un po' sparpagliati. Il primo gruppo stretto di italiani a Zurigo, Ma vedi, Giorgio, siamo ancora qui, no? siamo qui. Cavolo, tantissimo, tantissimo. C'è chi chiede, domandina veloce di Federico Prego. Bidone, se quando ti sposti di location Google ti adegua anche la total compensation.
Sì, la O molto se cioè, funziona diversamente a quel livello in quella ladder. in un'azienda normale esistono contratti di espatriato, no? E quindi hai dei super bonus perché sei stato preso in un posto e ti mettono in un altro posto, ti pagano le scuole dei figli, eccetera. Per esempio, in Bahrain era così. Io avevo un contratto da espatriato. Google non ragiona così. Google, diciamo, fairness e diciamo, fairness, ma anche competitiveness of pay. In qualunque location, l'idea che il trattamento economico è molto competitivo Nel mercato locale. in linea con quello che è richiesto dai ruoli, sito per sito, ruolo per ruolo, livello per livello, Chiaro. tutto molto data driven, tutto molto fair. Quindi, ovviamente, se ti sposti da, che ne so, dall'Ungheria alla Svizzera, è ovvio che Che ti il trattamento adegua. economico non può essere il medesimo, non riusciresti a sopravvivere. Ma il contrario anche sarebbe unfair se tu ti spostassi da Zurigo a Gurgaon, Delhi, praticamente in India, sarebbe unfair che tu Ti prendessi lo prende stipendio qui. stessa cifra. Esatto. Quindi ci sono questi adeguamenti e non. Per Ok, quanto mi vabbè. riguarda, parlo a titolo personale, insomma, non c'è negoziazione, però Chiaro, posso chiaro. parlare per l'azienda in generale. Posso dire così per aggiungere un po' di fun fact, quando in Google cambi location diventa un bordello gestire gli stock vesting che sono nati da diverse nazioni, quindi fiscalmente trattati diversamente, ma quello è piccolo transitorio. Questo lo lasciamo a te che sei l'esperto. Bene, quindi arriviamo a Zurigo nel 2000, fine A Zurigo, 2011. e all'epoca ero responsabile per EMEA e Asia Pacific, quindi Europa, Middle East, Africa, Asia Pacific, anche una delle ragioni per cui viaggiamo, con il capo tra l'altro negli Stati Uniti e parte del team negli Stati Uniti. Questo era stato il momento più intenso, devo dire, perché le mie giornate iniziavano potenzialmente alle 8 del mattino e finivano potenzialmente mai. Ok? E molti viaggi, un po' per ragioni interne, un po' per incontrare clienti, erano un po' per tutto, no? E sono andato avanti così per un po', nel frattempo l'area è cresciuta, cioè l'intero settore è cresciuto organicamente negli anni, e persone nella mia organizzazione, cresciute all'interno della mia organizzazione, a un certo punto hanno avuto la possibilità di diventare leader di quella particolare regione. Il risultato finale di tutto questo è che adesso io sono responsabile di Okay. EMEA per tutto travel. EMEA, Europe, Middle Europe, East, Middle East and Africa. Africa. E vado meno di rado in Asia, mentre ci passavo un bel Una po' volta di più tempo. tempo. Molto Ok. mi Tu ad oggi dispiace perché. sei director in Sì, sono Google. direttore. Direttore è tristissimo. Se mi ricorda un po' Fantozzi. Cioè, direttore. Tu dici direttore o dici director? Beh, a te dico direttore, ufficio. Ok, chiaro. Sei director. Cosa? Allora, gente molto ossessionata dai livelli, girano numeri qui in chat. Io ero l'autore di livello 9. In realtà mi No, dici i che direttori sono. hanno numerazione diversa. Come No, ci funziona? sono due livelli di direttori al Sono due momento. livelli di director. Ok, Però non entriamo troppo in certo, dettagli. certo. Ok, ad oggi com'è la tua giornata tipo in Google? Ad La giornata oggi, tipo dirmi. è. Allora, il Covid ha cambiato molto le carte in tavola a tutti, nel bene e nel male, ovviamente. Ma è importante dirlo che nel tanto male c'è stato anche del bene. Per me, particolarmente il primo anno del Covid, mi ha significato non viaggiare praticamente più. Questo mi ha dato molto respiro, ha dato molto, molto respiro alla mia famiglia. Contemporaneamente però, e questa è l'esperienza di tanti, lo so, non soltanto nella mia azienda, ma in generale, l'operare e lavorare forzatamente da casa ha rotto un po' le barriere che esistevano storicamente tra vita lavorativa e vita privata. La separazione fisica che consisteva nell'uscire di casa la mattina, vestirsi, non in quest'ordine ovviamente, vestirsi, uscire di casa la mattina,
prendere il treno, andare in un ufficio, eccetera, eccetera, poi a un certo punto chiudere, no? Chiudere l'ultima call, fare il percorso inverso. Tutto questo si è risolto in questo blob di vita che era entrambe le cose contemporaneamente. E i primi tempi sono stati difficili perché ci siamo dovuti un pochino tutti adattare. E devo dire, di nuovo Google ha dimostrato di essere all'altezza del task. È una cosa di cui non abbiamo parlato finora, ma è bene dirlo. Una delle ragioni, secondo me, più importanti per cui questa è una dei migliori employer, a mio avviso, che esistano, è sempre l'enorme attenzione, l'enorme rispetto, ma non è solo rispetto, è l'attenzione proattiva che ha nei confronti del personale. Anche la prova personale è molto fantoziana. Comunque, noi diciamo Google, dei Google, no? Dei Google. Abbiamo non solo beneficiato di molta flessibilità, di cui le famiglie hanno ovviamente avuto molto bisogno in quel periodo, ma anche molti strumenti di processo, strumenti anche tecnologici, ma anche di supporto manageriale, eccetera, per gestire questa transizione verso una modalità di lavoro completamente delocalizzata nel rispetto di quello che chiamiamo work-life balance. Secondo te sta comunque sta tenendo anche la produttività? È aumentata, è diminuita o comunque... Non ho dati a riguardo, se li avessi probabilmente potrei citarli. Certo. Posso parlare di, per me stesso, la mia piccola esperienza. Okay. La nostra produttività, parlo del mio team, la nostra produttività in realtà è aumentata durante il Covid. Per la semplice ragione che siamo riusciti a fare molte cose con lo shortcut di farli da casa, che prima invece avrebbero richiesto una negoziazione di persone. Ti faccio un esempio, che è forse il più eclatante. Perché non posso fare nomi, ma in quel tempo passavo molto tempo in India per delle negoziazioni con un importante player indiano. Okay? E, persone fantastiche, però un ambiente molto conservativo, molto basato sulla carta, sui protocolli da passare da una scrivania all'altra, e i timbri, e la firma, eccetera. Ogni volta che bisognava discutere qualcosa di serio, bisognava saltare nell'aereo e farlo di persona. Tante volte, forse lo ricorderai, prendevo il mio Aeroflot, adesso se ci penso, prendevo Aeroflot via Mosca, un'altra cosa che non si può più fare, e atterravo a Delhi alle 3 del mattino, andavo a letto un paio d'ore e poi andavo nell'ufficio di questi, prima nell'ufficio nostro, poi nell'ufficio di questi, facevo il meeting e la sera stessa risalivo in aereo e tornavo indietro. Mamma mia, quanto tempo nel giro di due nel giro di due settimane questa organizzazione, che di fatto viveva negli anni 80, si è adeguata e esigeva di fare i meeting in Zoom. Quindi okay. ti puoi immaginare che tipo di efficienze questo può generare in un processo di business development. Chiaro. I due anni di Covid noi abbiamo battuto ogni record. Non so qual è la tua metrica mi chiedono se Google usa Zoom, ovviamente non usiamo Zoom, Zoom. Certo, no, però dico, non so quali sono le metriche interne, però penso che quel mondo travel sia avuto un tracollo del 90% sotto Covid, per cui non è il fatturato. Noi non operiamo, ovviamente indirettamente tutti lavoriamo per il revenue, perché questo è, però certo. Non solo per il revenue, ma anche per il revenue. No, ma la mia area ha come obiettivi la creazione... Aumentare partnership. La creazione, lo sviluppo... E il tenere le partnership e far sì che siano di successo per il partner, per noi stessi e quindi direttamente per l'utente. E è vero, il Covid in certi settori ha semi azzerato il business, mm-hmm. però intanto due cose erano chiare.
per come è stata gestita la cosa anche dai vari governi, okay? Molte aziende del settore sono state protette da fallimenti indiscriminati. Okay? Yeah. Ci sono state, penso, meno compagnie aeree, cito, don't quote me, però non ricordo tanti fallimenti di compagnie aeree durante, specialmente il primo anno di Covid, quante ne ricordo durante la crisi finanziaria 2008-2009. E sicuramente dopo 9-11. Perché le istituzioni, i governi, sono entrati a gamba tesa. Sì, sicuramente. Quindi, prima è successo questo. La seconda cosa è che nel momento di crisi, dovendo preoccuparsi di meno di questioni operative, l'industria ha avuto la possibilità di focalizzarsi nel futuro. È stato chiaro a tutti che questa cosa prima o poi sarebbe finita. E tanti hanno colto l'opportunità per sviluppare nuovi prodotti o partnership, per esempio con noi, in ottica recovery. Per assurdo, per voi è stato, come dire, per voi eravate come la, come la Peloton, come Zoom sotto Covid. Voi, in teoria, voi avete beneficiato perché era il momento in cui le aziende si rinnovavano e cercavano più partnership, per cui la vostra metrica ne ha tratto beneficio, insomma, dal Covid, per assurdo. Adesso non voglio fare una pitch solo, però certo. la nostra ambizione ovviamente è di dare valore ai partner e spesso lo diamo, ok? Non dico sempre perché poi sembra che il valore ne diamo molto e in momenti di difficoltà partnership che danno valore ovviamente sono molto importanti. Chiedono se è Google che cerca le compagnie aeree o le compagnie cercano la partnership con tutte Google. Tutte e due. Oh. Beh, se ci torniamo indietro di 10-11 anni, nessuno conosce Google Flights. Ovviamente devi bussare alla porta e spiegare cosa stai facendo. Ci sono tutta una serie di obiezioni, di paure che uno deve gestire, no? Fa parte del lavoro. Oggi come oggi Google Flight Search è un prodotto ben conosciuto e ti trovi ancora a dover fare delle call con personaggi influenti in qualche compagnia aerea e spiegare cosa fate? Spiegare a grandi linee cosa facciamo, no. Parliamo ovviamente di cose molto più complesse adesso. Sì, per esempio, adesso parliamo di un tema importantissimo per Google in generale, ma anche per noi in Travel, la sostenibilità. E abbiamo sviluppato una serie di feature per dare agli utenti la possibilità di effettuare scelte, di scegliere i prodotti di viaggio con quella variabile in mente, okay. Se è per loro una cosa importante. E questa è una cosa che dobbiamo spiegare, perché è nuova, però non devo andare dal CEO di... Ho difficoltà a immaginare cosa si intenda, però vabbè. Ad esempio, Google Flights... puoi vedere, per esempio, quali sono. Noi stimiamo le emissioni di CO2 in tonnellate. Il più diretto è quello più ecologico, grazie al cazzo. Cioè, penso che... Sì, chiaramente, se sono tre segmenti per arrivare da Venezia a Roma, chiaro che non è. Però ci sono altri fattori, il tipo di aeromobile, l'età dell'aeromobile, quanti sedili ha quell'aeromobile, ci sono 10 sedili o ce ne sono 100? Ah, ok, no? C'è la densi, certo. E tutto questo è in parte acquisizione di dati e parte modelli matematici, per cui lavoriamo con vari partner. Ecco. Prendo ancora un paio di domande dalla chat e poi vorrei muovermi sul prossimo argomento che è ancora Google. La domanda è intanto, qual è la tua giornata tipo, per quello che si può dire? Cosa fa un director? No, ho fatto questa lunga perifrasi e non ti ho risposto. No, la mia giornata tipo inizia con dei meeting e finisce con dei meeting. Meeting tutto il tempo, questo sì. Sì, se non sto attento, sì. Però è normale, al mio livello non è normale che sia la vita di tutti, però nella mia posizione il mio ruolo è quello di oliare i meccanismi, è quello di... sviluppare quelle relazioni interne che sono importanti per il team per aver successo. Un altro mio compito importantissimo è quello di sviluppare le persone che ho nel mio team. Tutte queste cose richiedono una quantità notevole di conversazioni e la mia giornata tipo è una giornata di
Meeting, okay? Meeting, ho bisogno dei miei momenti di riflessione, ho la mia mailbox, ovviamente, e, con l'aiuto della mia assistente, una delle strategie, ovviamente, è quello di bloccare degli slot, proteggere certo, dei momenti certo, nella giornata certo. In cui uno riesce a fare... Perché alla fine il tempo che hai è X durante la settimana, sottrai il tempo che hai nei meeting, ti rimane il tempo per le email... E per il resto del tuo lavoro e per time pensare. Management è tutto. In Google c'erano dei corsi, ricordo, anche su come gestire le inbox, su, poi al tuo livello certo. Ma tutto scali esponenzialmente, ricordo certo. C'erano anche dei trick su come riuscire a ottenere tempo con i director o gente ancora sopra, cercare di capire i slot bucati solo doppi. C'era qualche director in Google Maps che aveva ogni mezz'ora era bucata doppia, quindi se riuscivi a parcheggiare in seconda fila era già buona possibilità di riuscire a trovare slot. Cioè che diceva di farti amica l'assistente, così magari riesci a dirti quali slot sono bucati per finta. Certo. So che è un lavorone. C'è chi chiede se ti preoccupi come director o come in genere manager della salute mentale del tuo team, cosa si fa per monitorare o per rapporti con burnout o così via. La salute mentale delle persone è imprescindibile, nel senso che se viene meno la salute, non solo quella mentale, ma in particolare quella mentale, non puoi più contare. Prima non puoi più contare sulla persona, quindi banalmente il team, l'azienda ne perde. Ma ancora prima di arrivare a questo, quella non è solo una risorsa, quella è una persona, appunto. Nel momento in cui quella persona sta male, non è in grado di vivere normalmente. È infelice, per non parlare di situazioni che diventano croniche, c'è una responsabilità etica enorme, per cui questa cosa è cresciuta negli ultimi la coscienza dell'importanza di questa cosa c'è sempre stata, ma devo dire negli ultimi 11 anni c'è stata una crescita continua di attenzione, di strumenti anche che vengono dati ai manager per poter individuare i primi segnali, no? Non solo sulle persone del team, ma anche su se stessi, perché alla fine siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti vulnerabili. E uno che non sa gestire se stesso, non sa vedere questi segni su di sé, rischia di entrare in un percorso che poi è dannoso ed è contagioso per tutte le persone intorno. Quindi non voglio entrare nei dettagli di quello che viene fatto, però per rispondere a questa persona l'attenzione è enorme e il Covid ha duplicato, triplicato questa cosa, perché ne viene nel male, ma nel male principalmente è stato un momento difficile per tutti noi, per il cambio di routine, per il senso di isolamento, per tutta una serie di motivi, per malattia anche. Per malattia, il Covid ha visitato tante famiglie. Anche per quello che so, anche di delle care leave, nel senso che se tu hai bisogno di curare qualcuno, so che Google è stata molto molto generosa. Quasi mi spiace essermi saltato tutta la parte Covid in Google. Sono andato via quando poco dopo che avevano cominciato a chiudere gli uffici. Ricordo forse l'ultimo giorno in Google che fisicamente in ufficio abbiamo fatto un pranzo assieme io e te, forse, se ricordo bene. Inizio 2020 era tipo febbraio 2020, no? Cioè, tipo, fine febbraio 2020. Io poi ho fatto tutto marzo da casa, già non c'era più gli uffici. È stato un po' fantastico dover anche restituire tutto il materiale in via spedendo. Comunque, adesso a me piacerebbe portare chi ci ascolta, chi vedrà questa conversazione. A dargli qualche strumento per poter eventualmente fare un percorso simile al tuo. È vero che il tuo percorso è talmente strano, talmente irripetibile, che però cerchiamo di estrarre qualcosa. Nel tuo ruolo, qual è il titolo della tua posizione? Al di là se sei director in qualcosa, ma il ruolo è partnership, ok? Sì. E c'è tutta una ledger in Google a riguardo, immagino. Sì. Cioè, Quali sono le skill richieste per entrare in questo ruolo? E cosa fa un junior? Quali sono le mansioni di un junior in questo ruolo?
Guarda, ti rispondo, ti posso dare una risposta che è anche generale, nel senso che si applica a noi, ma si applica anche a, si applica ad altre situazioni simili, altre aziende simili, non è nemmeno specifica del mondo travel. Il lavoro di partnerships development o business development che si trova, ci sono posizioni variamente denominate in diverse aziende, a volte sono più posizioni di sales, a volte sono, come magari nel mio caso, meno di sales, però alla fine è più o meno lo stesso lavoro. Le skills che si richiedono sono, sono principalmente, e vado in ordine un pochino sparso, ok? Si richiede la capacità di gestire dei clienti e di diventarne, qual è la parola che viene meglio? Di diventarne in qualche modo quasi una, un supporter fidato. Cioè tu non sei solo lì per piazzare un prodotto, sei lì per supportare quell'azienda, supportare quella persona. Cioè tipo il commercialista o l'avvocato di qualcuno. Sì, sì, sì. Vuoi, o il meccanico, vuoi quello di fiducia. Sei un po' l'advisor, sei un po' un advisor, per okay. usare una parola che forse non è completamente azzeccata, però dà l'idea. Ecco, non sei lì, non sei il vecchio venditore di pacca sulla spalla, ok? Qualsiasi trucco è buono perché mi firmi e mi compri il prodotto e poi sparisco. No, tu crei una relazione con una parte per cui tu rappresenti non solo te stesso, ma rappresenti la tua azienda e, ed è nel tuo interesse della tua azienda, del tuo partner che questa cosa funzioni, no? Per cui, e questo vale per tutti, tutti i livelli, vale per me come vale per un new entry a livello che può essere a livello 3, quello che è. Okay. Cioè esistono anche posizioni a livello 3 per la tua ladder, ad esempio? Sì, beh, certo, certo. Sono, sono tecnicamente possibili, ecco. Direi che la competenza tecnica è importante. Il discorso che facevo prima viene rispettato di più se sai di cosa stai parlando. Ne parlavamo, penso, un'ora, un'ora qualcosa fa. Devi essere solido tecnicamente, devi essere bravo nella gestione dei clienti, a prioritizzare le conversazioni in base agli obiettivi che tu hai e il tuo cliente ha, devi essere in grado di gestire escalations. Pensi che siano regole per il sales in generale? Oppure no, queste sono... sono no, chiunque, secondo me, ripeto, sto facendo un discorso molto generale. Secondo punto, tutto questo è, diciamo, client management. Secondo punto è, ovviamente, chiudiamo contratti, ci sono delle negoziazioni, e la, la capacità di portare a termine questo tipo di processi, dimostrare che l'hai che lo sai fare, che l'hai fatto prima, è molto importante. Il sì, se l'hai fatto nell'industria è più facile, ok? Però non è necessariamente detto che qui generalizzare mi è difficile, dipende molto dal tipo di posizione che viene aperta. In alcuni casi è richiesto knowledge di industria. O dici di essere per esempio, tecnicamente, penso che sia questo, no? Per esempio deve aver speso, che ne so, X anni nell'industria dei viaggi, ecco. Ma tante volte non viene, per esempio io personalmente apprezzo, apprezzo voci nuove, apprezzo prospettive diverse. Quando uno spende molti anni in un'industria tipicamente finisce per pensare come la maggior parte delle persone pensano in quell'industria e non è sempre un bene, ok? Specialmente se hai già nel team una quantità di knowledge e di network in un'industria, forse viene bene che prendi delle persone che non hanno né knowledge né network. In qualche modo posso introdurre l'infa nuova, no? Quindi questo non lo metterei, questo, questa conoscenza di settore, la metterei tra le cose importanti soltanto, soltanto se nella job description è esplicitamente indicato. Forse per livelli più alti, credo. Sì e no. Sì e no. Ok.
È da pensare empatia, cose del tipo, non so, Sì. saper fare, non dico persuasione, però empatia in generale. Sì, parliamo di leadership. La leadership è, non so se avete parlato di leadership con, per esempio, con Con Marco? Marco. Sì. Non proprio, più di Leadership, influencing without authority, più o meno. esatto, sì, cioè leadership si pensa, leadership viene in molti ambienti immediatamente tradotto, people, diciamo, fare il capo di, no? People management. In realtà è un concetto molto più ampio. Si può essere dei leader senza avere un team. Si può avere un team e non essere dei leader, paradossalmente. Il leadership, e ci butto dentro anche l'empatia che hai citato, leadership è la capacità di tenere insieme, di portare insieme e tenere insieme un gruppo di lavoro, per esempio. È la capacità di riuscire a prendere il meglio, da qualsiasi persona. In quel gruppo di lavoro, nonostante, questo è sicuramente il caso in un'azienda come la nostra, nonostante le persone abbiano dei profili completamente diversi, abbiano delle competenze diverse, abbiano anche delle ambizioni diverse a volte, e la capacità di ascoltare, la capacità di capire e tradurre quello che hai capito, in una mini versione, no? Un mini obiettivo che fa tirar fuori a quella persona il meglio di sé, questo è Questa è fondamentale. leadership per te? Ok. Secondo me sì, È fantastico assolutamente. come in Google ho sentito diverse versioni, ho fatto anche un paio di corsetti, cioè uno si chiama FLT, Leadership Training, roba del genere. E mi piacciono le varie definizioni nei vari ambiti. E per quando ero sotto in shopping, era un lavoro piuttosto single player, e la leadership era intesa più come un prendere un progetto e portarlo a compimento, cioè sapere che ti si può delegare qualcosa. Del tipo, Giorgio è in grado di prendere questo progetto e portarlo a compimento. Eventualmente guidando l'effort, chiedendo aiuto a chi, cercando risorse, trovandole, non dovendo essere seguito. Questo era un aspetto della leadership. Certo, lo è anche quello, anche Poi influenzare, influencing, appunto, qualcosa del influenzare persone in altri tipo, team, tutto questo è certo. leadership. Tutto questo è leadership. Ok. Quindi non sono in disaccordo con la tua definizione, però secondo me c'è di più. Interessante. Cosa, ad esempio, in cosa consiste un interview per una posizione junior? È vero che abbiamo detto la tua ladder è talmente ampia, ci sono ovviamente posizioni molto diverse tra Guarda, di loro. C'è qualche pattern comune, qualcosa in sì, comune che possiamo non estrarre? voglio generalizzare. Diciamo allora, ci sono degli diciamo, cominciamo col dire che ci sono degli strumenti online che spiegano molto bene come Google assume, no? Non so, forse ne hai parlato in qualche altra live. Sì, spesso mi metti tecnici o cioè, come dire, il tuo mondo a me è ancora un po' oscuro, nel senso che GBO era. Ho Due parlato con Marco, cose. che è ovviamente un program manager, sempre lato tech. Posso quotare qui? Non so se ho la facoltà di quotare, Giorgio. Posso scrivere in chat? In chat è privata tra me, o se no, se vai su Twitch puoi chattare. Se vai Va su. bene, allora io ti metto due link qui e poi tu al limite. Ok, perfetto. Sì, c'è una chat interna, perfetto. Ok, questi sono due link, sono cose pubbliche, uno se le può andare a vedere, sono in inglese, forse esistono anche in italiano. Ah, non, se gente le vuole in italiano, si taglia. Però Le droppo io qui c'è anche in Google chat. Translate, ma qui stiamo parlando di essere assunti da Sì, Google, no, quindi se non nessuno parlate qui. l'inglese è meglio che cominciate da lì. Ecco, ho messo in chat un paio di link che mi ha messo, che ok. Ok, l'idea, ci sono delle cose che mi piacciono molto in questa documentazione che appunto è pubblica, va molto, molto più in dettaglio di quello che riusciamo a fare ora. Chiaro. Nel primo di due link, non so quale hai quotato Oh, per per primo ho primo, messo comunque, interview tips. How we hire. How we hire, ok. Ok, how we hire. Cioè, la cosa che mi piace molto è che il processo inizia con una riflessione. Ancora prima di fare l'application, uno si deve sedere e pensare esattamente cosa ho fatto finora. Dove ho prodotto più valore? Cosa mi ha dato più passione? In che tipo di team voglio lavorare? In che tipo di team mi trovo bene? No? E dove non mi trovo bene? E una volta che uno fa tutte queste riflessioni,
si crea una, come un, una mappa mentale di un ambiente ideale in cui vuole essere. E quell'ambiente ideale poi si traduce in eventuali ipotetiche opportunità di lavoro. Il passo successivo, soltanto il passo successivo, è fare una scansione del nostro career site e vedere cosa, cosa offriamo in quel momento. Quindi, la, diciamo, come step 1, io suggerirei di fare questa, questa autoanalisi, per così dire. E come viene spiegato bene in queste risorse, il passo successivo è di quando si fa l'application, è di essere di metterci un po' di impegno, no? Non, non buttare lì il tuo, come si dice in inglese, boilerplate CV, il tuo CV questo l'ho detto che... miliardi di volte, se spari un CV e basta hai molte, anche poche possibilità, diciamo. Esatto, la, 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 il CV resume, come dico, customizzato in base a quello che viene richiesto da quella particolare posizione, ma non si tratta di, non si tratta di millantare, si tratta di, nelle mille cose, o 100 o 10 che uno ha fatto, dare maggiore evidenza, importante che sia fattuale anche, importante che ci siano degli esempi, del perché io dovrei essere il candidato ideale per quella particolare posizione. Dire che sono un grandissimo leader significa niente. Significa niente. Dire che spiegare... Quantify your experience. Esatto. Questo vale in tutti gli aspetti di Google, lo dico sempre. Io sto, in questo momento io sto, ho rivisto negli ultimi due giorni 80 CV, sto facendo hiring per la mia startup, e quando vedo tipo delle entry, tipo 3 anni, il tizio, 3 anni in questa azienda, sviluppato front-end, ok, un po' un buco, un po' vago. Cioè. L'altra cosa che mi sento di dire, Giorgio, tu lo sai bene, questa è un'azienda che, per cui tanti vogliono lavorare, e ovviamente c'è molta competizione. Non, sul discorso della resilienza, della persistenza che dicevamo prima, questo è uno dei muri a cui, secondo me, ci si può permettere di andare a sbattere un paio di volte. Chiaro, non è così strano. Fatto strategico, immagino, non è che puoi, cioè, comunque devi prepararti bene, andare, sbatti una volta, ti riraduni le truppe e ci riprovi fra 6 mesi, ovviamente. Esatto, questo chiaro. È quindi non avere paura di riprovare, non avere Federico paura del fallimento. Se qualcuno con un profilo pazzesco, se uno ha un profilo pazzesco, può applicare anche se non c'è una posizione aperta, oppure funziona un po' come software engineering e si interessa sempre una posizione aperta? Non voglio generalizzare, io nel mio team non assumerei a caso, cioè, ci deve essere. Quindi, se non c'è una posizione aperta tu non vai, chiaro. Ma ripeto, non voglio generalizzare. Chiaro, ok. Se esiste l'opportunità di fare spontaneous application sul sito careers.google.com, vuol dire che... Ecco, un'altra cosa che non è ovvia, no? Ogni tanto mi pingano in LinkedIn. Qual è il modo migliore per farsi assumere è fare l'application? Cioè, tutto quello che è aperto esternamente è nel sito careers.google.com. Non ci sono dei ruoli magici, segreti, che girano in altri mercati. Il posto è quello. Chiaro. E tutte le application vengono valutate. Chiaro, però immagino che nella vostra organizzazione, come nel resto di Google, il referral sia molto, molto, molto importante, no? Quindi il referral non è determinante. Ah sì? Ok. Nel senso, se tu non hai nessun referral, non c'è nessun negative bias nei tuoi confronti rispetto a un candidato che ha referral. Ok. Cioè, magari una cosa in più, però... non c'è questo rischierebbe di introdurre dei bias piuttosto gravi, no? Nella vostra org il referral è molto meno importante, cioè non aggiunge nulla. Non voglio dire che non aggiunga nulla, però non almeno di nuovo parlo per la mia organizzazione, non assumiamo in base al referral. Ok, wow. Non soltanto faccio in base al referral, per esempio. Un piccolo recap, perché dopo un'ora che non è andato tutto bene, è andata un po' giù la connessione, il referral sembra essere molto meno importante per questa organizzazione. Non assumete in base ai referral, e il fatto che ci sono un referral non cambia il giudizio. Il referral è una garanzia in più che c'è una persona all'interno dell'azienda che ha qualche esperienza, però tanto per cominciare, se faccio il referral di
di una persona che semplicemente conosco socialmente, che valore può avere questa cosa, giusto? Ci dovrei aver lavorato insieme, l'esperienza dovrebbe essere significativa, dovrei avere delle cose intelligenti da dire, giusto? Allora, se c'è quel tipo di referral, ovvio, materiale interessante che viene considerato, però no, un candidato che non ce l'ha, che non ha la fortuna di conoscermi, non verrà diciamo, penalizzato. Scartato solo per quello. Ok. Ok. Cominciamo a essere quasi le due ore, Nicola, non so se sei stanco. Sì, pure tu, mi sa. Sì, anch'io, mi spiace perché... Abbiamo parlato di tante cose, Abbiamo parlato di tante cose, e via. Un paio di domande in chiusura. Intanto, ok, cose che non avevamo neanche pianificato, gli ho detto una cosa... Tu come nutri il tuo cervello in questo momento? Cosa studi, cosa cerchi? Come nutri la tua curiosità? Come... Io lo cerco di riposarlo il mio cervello in questo momento. Questa è una cosa che però mi fa strano, molte persone che conosco super in gamba, alla fine non è che investono molto tempo nell'ulteriore learning e arricchimento. Allora, questo non è vero per me. Tema importante, grazie per averlo sollevato. Non abbiamo parlato di investimenti, magari non lo facciamo. Però una cosa mi sento di dire, il miglior investimento che io personalmente mi sento di aver fatto in vita, che consiglio a tutti di fare, non è un ETF, non è oro, non è real estate, non sono azioni di Google. Il miglior investimento è un investimento su se stessi. Sono i soldi meglio spesi, c'è sempre un ritorno, anche se non è ovvio quale ritorno sia. Io, chiudendo un po' i cerchi, la mia carriera accademica tanti anni fa, non è andata nel migliore dei modi, però non ho mai smesso di imparare. E in questa fase, per rispondere alla tua domanda, sto non solo leggendo, ma ho speso del tempo formalmente in programmi di formazione con un paio di business schools in sostenibilità, che è un tema che mi interessa molto. Questa non la sapevo. Quindi questo è uno, forse è l'uno, nel senso che è la cosa che reputo, è all'intersezione tra importanza e investimento, ecco. Se devo tracciare questi due assi, siamo nel secondo quadrante. Secondo quadrante. Ci sono cose che non hanno, che sono un po'... meno vicine a quello che posso fare direttamente, ma mi interessano molto. Un tema è che penso sarà un tema di e questa è un'opinione mia, non è l'opinione di Google. L'opinione mia è che la sicurezza informatica sarà sempre più importante, lo è già molto, lo vediamo anche in situazioni purtroppo di conflitto in questi tempi, che c'è una dimensione fisica del conflitto, c'è una dimensione digitale del conflitto. Quanto stai facendo fatica a parlare? E questa cosa... No, beh, insomma, voglio essere rispettoso di tutti. Okay. Rimane il fatto che ad altissimo livello, a livello di nazione, a livello di azienda, anche a livello personale, la sicurezza informatica con più e più at stake, per così dire, più e più, come si dice in italiano, con la quello che... Più cose che puoi perdere. Esatto, più cose sono digitali e sono online, più il rischio è elevato. E questo è il tema di un libro che ho letto recentemente, che mi sento di consigliare. Come si chiama? Non so se è tradotto in italiano, ci piace in inglese. Si intitola This is how they tell me the world ends. This is how they tell me the world ends. Ed è pubblicato è scritto da una giornalista della New York Times, si chiama Nicole Perlorth. Ok. E personalmente mi ha aperto gli occhi su tanto che qualcosa che immaginavo e molto che non immaginavo. Non voglio dire di più. Mentre, visto che stiamo parlando di libri, l'altro libro che mi sento di consigliare, che sto leggendo adesso, questo è più sul tema sostenibilità, è un romanzo, ma è più di un romanzo, e si intitola The Ministry for the Future. The Ministry for... Ministry for the Future, sì.
Se siete interessati alla Oh, come. Kim Stanley Robinson, aspetta, è quello di Red Mars, Green Mars, Blue Mars? Penso di sì, penso di sì. Penso che Kim Stanley Robinson è famoso per molte altre cose, ok? Sì, è una scrittura di fantascienza, ma il libro è, dicevo, non voglio dire di più, ma il libro va molto al di là della. Ok. Quindi, questi sono due temi, The altre Mars cose. Trilogy, sì, è l'autore di Red Mars, Blue Mars, Green Mars, perché che ho e devo ancora leggere. Ok, quindi questo qui penso che mi incrocia Altre cose che due. mi interessano molto sono molto offline. Sì, sono un appassionato di hiking, come sai, hai citato la nostra avventura di qualche anno fa e tra un po' ti trascinerò a farne un'altra. Ma magari, magari, portami via da questa stanza. Mi piace la E ha vela, fatto mi 3 giorni di piacciono. hike assieme ad altri due nostri amici. Ricordo ancora Molto bello. molto, molto romanticamente. Poi anche la scala del Monte Righi dove mi sono spaccato il ginocchio. Pensare al cellulare e andare a sbattere a un sasso. Se ti ricordi, mi sono Sì, 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 uscito. sì. Barca Poi barca a vela, sailing. vela, sì, mi piacciono le esperienze che mi portano un po' lontano da. Le esperienze estranianti, per così dire. E la natura ha questa capacità di portarti in un contesto dove per forza devi pensare all'altro. Ok. Stiamo in chiusura, ragazzi. Chiedono se sei papà, chiedono se opinioni sulla Singularity University, che so, leggono che hai fatto. Allora, e poi ci E poi ci fermiamo perché fermiamo. veramente. Allora, sì, sono papà, sono felicemente papà. Per quanto riguarda la Singularity University, io ho fatto un corso alla Singularity University nel 2012, 10 anni fa. Era ancora un'istituzione molto nuova. È quella di Kurzweil? No. Sì, Ah, sì, 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 sì. ok. Cioè, lui era. È intervenuto il direttore del corso, adesso non ricordo chi fosse, comunque, scusa, memoria è quella che è, senilità, suppongo. Comunque, passai una settimana, curiosamente, dietro l'angolo di Google, in California. Eri già in Google, tra l'altro, sì. Ero già in Google, sì. E, è stata un'immersione in tecnologie esponenziali, questa è l'idea. C'era un po' di. Allora, molte delle cose che ci siamo detti erano un po' il frutto di una visione iperottimistica sullo sviluppo e la capacità anche della tecnologia di cambiare il mondo. Diciamo che la direzione generale è quella. Quant'era? Il 2029 la deadline per Per la singolarità, secondo Kurzweil. sì. È una, diciamo, non soldi ben spesi come tutto, non mi rimangio quello che ho detto un secondo fa, sono i soldi meglio spesi, quelli che si spendono su se stessi. Ho incontrato delle persone molto interessanti. Ricordo che nella mia cohort, nella mia classe, c'era per dire, c'era il direttore di TED.com, Oh, di TED. Ted Yeah. Anderson. Andersen, c'era Andersen, sì. Ok. Era lì con noi. Figo. E così. Non è economico, ma se lo potete fare è divertente. Vabbè, Nicola, ti lascio andare. Ti ho veramente rubato fin troppo tempo. E ovviamente abbiamo coperto molto di meno di quello che volevo coprire. Chiedono un'ultima cosa, se sei financial independent, sentiti libero di non rispondere. E poi ce ne andiamo. No, dipende. No, beh, guarda, no, non sono financial. Viviamo in Svizzera, lo sai meglio di me. Molto costoso. È un paese. No, è un paese. Distinguerei tra. È un paese caro, non lo ritengo un paese costoso. Penso che viceversa l'Italia sia un paese più costoso della Svizzera. Dipende come definiamo costo, sì. Nel senso che. Penso che la Svizzera sia effettivamente molto value for money. Ah, Hai ok, quello intendi come capisci cosa rapporto intendo? Sì. Il qualità-prezzo, certo. rapporto qualità-prezzo è estremamente alto. Ovviamente funziona se hai uno stipendio in Svizzera.
Lo so bene ora che faccio il digital nomad nel posto più caro del mondo. Nicola, grazie tanto. Io resto ancora per voi per fare salutare un po', ringraziare chi ci ha seguito. Liberiamo Nicola. Grazie tanto, Nicola, è Sono stato un piacere. io che ringrazio voi, è stato un È piacere. stato un Scusate grandissimo se piacere. abbiamo divagato, se siamo passati di palo in frasca un pochino, però è stato divertente. È Spero che stato un momento anche per noi per chiacchierare un paio d'ore senza. Insomma, tanto è pena che non parlavamo così tanto. Per cui, grazie tanto, bene. Nicola. Grazie. Ciao, un abbraccio, Giorgio. A presto. A Ciao, ciao. presto.